Quello che state ascoltando è Fumble! Il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia, Fumble! In italiano, ecco. E a volte anche in coboldo, ma non questa sera. Siamo al decimo anno e mezzo, sì, perché abbiamo superato il mezzo, quindi fantastico. E che dire, siamo alla fine del primo ciclo di Rhapsody of Blood. Dipende quanti campi fate stasera. Allora, io l'ultima Forza. Volta l'ultima, non possiamo farne altri, avete detto. L'ultima Forza. Volta ho speso 3 punti per andare direttamente dal reggente. Abbiamo spesi 6 l'ultima volta. In tutto sì. Solo l'ultima volta 6 punti, considerando che le altre 4 sessioni. Abbiamo fatto 6 punti, abbiamo fatto in 8 punti. Esatto. Le altre 4 sessioni non abbiamo speso niente, quindi abbiamo accumulato. Attenzione. Potremmo farcela, eh. Giochiamo Rhapsody of Blood, che nuovo, è un hack ovviamente di Legacy, che è un gioco generazionale. Finalmente stasera vedremo la parte generazionale, forza, che per ora non abbiamo visto, perché la parte generazionale arriva alla fine del castello, perché l'hanno vista i ragazzi che hanno fatto la prima partita, che hanno generato le Bloodline giù a Bologna quando abbiamo fatto la FumbleCon. Sì, però quelli che hanno fatto la FumbleCon non hanno fatto 3 accoliti più reggente, no, incontrano nella prima puntata del gioco, proprio studiato così. E il gioco inizia che loro sono davanti alla porta del reggente, le porte si aprono, loro non hanno i libretti con tutte le mosse che avete voi, sono puri, cioè loro hanno soltanto le mosse di confronto, quelle generiche, non hanno le mosse singole dei libretti. Quindi non è possibile fare 3 accoli di un reggente in 2 sessioni, devi proprio tirare. Se lo fai girare, se non fai dei camp ogni 3x2 e in 2 puntate, 2-3 puntate ce la fai tranquillamente. Beh, ne abbiamo fatto 2 accoliti nella volta scorsa. No, 1,5. Vabbè, quasi. 1,5, ma anche perché abbiamo sculato in un paio di volte sul labirinto e abbiamo preso 2 prese. Di solito ne prendi una, no? Ma prese prendi sempre una, indipendentemente. Sempre una? Sempre ma, una. No, abbiamo fatto un'altra mossa che ti dà che una ti dà presa. Lui ha fatto un paio di volte una mossa campo, nel safe vedi? Camp. Vedi che serve il safe camp? Ti fa arrivare prima dagli accoliti. Sempre in sicurezza, perché la sicurezza è importante. Innanzitutto, caschetto e luce accesa anche di giorno. Se il mio personaggio, se Arsin non dovesse morire, lui diventerà responsabile della sicurezza del casato degli Ambrose. Anche perché è un geometra. Va a controllare le uscite di sicurezza, le porte tagliafuoco, va a controllare che ci siano i responsabili degli ascensori. Abbiamo deciso di giocare Rhapsody of Blood rispetto a Legacy, che fra l'altro in Italia è edito da MS Edizioni, perché è molto più, in teoria dovrebbe essere molto più Fast and Furious, a meno che non ci si fermi delle mezz'ore a dormire nei safe camp. Adesso però, stiamo sempre generalizzando, perché in realtà non solo sono stati i safe camp che ho fatto io, perché c'è quello che ogni volta che deve bere potere ogni 2x3. Secondo me è stato più Claudio. Più Claudio. Infatti la volta scorsa non c'era, siamo andati molto giusto, più avanti. Giusto, vedi? Ciao Claudio. C'è stato me. Con amore, esatto. Anche Alice ci rallenta, perché non c'è neanche Alice, andiamo. Uno dei loro due o tutti e due combinati insieme. Possibile, vedremo. All together, secondo me, il discorso è stare insieme. Ma abbiamo altri annunci? No, a parte che stiamo per menare il reggente. Ma prima di menare il reggente dobbiamo fare il fine sessione, esatto, dell'altra volta. Che abbiamo dimenticato, sì, di fare. Allora, andiamo a fare fine sessione. Scherzata, perché River vuole tantissimo, è da mezz'ora che è con lì che vuole fare sto coso, facciamolo. Beh, perché mi era piaciuto nelle prime sessioni che ho ascoltato e ci tenevo a farlo. Quindi inizierò io. Va bene. Va bene. Qual è il tuo patto? Allora, il mio patto. Vai, fai tutto tu. No, giusto. Oh, l'abbiamo invitata ormai. Falla lavorare, cacchio. Cioè, insomma, no, è arrivata che... bella galvanizzata. Una volta che ha preso l'autonomia, fai andare. No, più che altro, le new entry servono a questo. Portano new blood. Esatto. New Rhapsody of Blood. Il vento del cambio. Tranne Simone, che ogni volta che viene qui deve stare in malattia 2 mesi. Quindi. Vai. Allora, io devo scegliere l'esploratore la cui pietà, la cui compassione, mercy, mi ha più impressionato. Sì, chi è stato?
Allora, Artyom sicuramente. Avrei Come ti ha fatto la mano invece che la spalla? Più immersi di così? T'ha maledetto. No, siamo... La mano, non la spalla. Di solito lui ti prende tutto il braccio. Per essere più sicuro. No, secondo me. Allora, o è lì Simone, ma visto che non c'è, lo eviterei. No, c'è Simone, lo tengo io. Vabbè, ok. Sono Simone? Quello è più passivo-aggressivo. Perché siamo sempre lì. Allora, in realtà io avrei detto. Tu come ti chiami? Hiro. Filippo. Hiro. Detto Marco perché avrei detto lui perché Chico. Comunque ha impegnato l'accolito in nostra attesa. La donna non si aprirà mai. Vado io. Aspetta, quindi devo raisare il patto. No, lui alza il patto con te. Lui alza il patto. Io sono la via del... I seguaci di Tolla. Hai un patto con lei, con quella blatta. Un patto con i faccia di Tolla. Tolar, con L sola. Allora, invece... Io mi chiamo Evandro. Yes. Invece, Alphonse Dupré ha, per la sua mossa di... Bloodline deve scegliere esploratore che ha mostrato il potere soprannaturale più potente, cioè che si è dimostrato più, più capace di gestire il potere del castello. E dopo che ho visto come ti ha maledetto, secondo me, però c'è anche, diciamo, che non so quanto sia normale questo personaggio portarsi dietro e far fare le cose allo stormo di Gazze e farsi tirare anche fuori dal fiume tipo principessa Disney, è abbastanza sovrannaturale. The most supernatural power, che cazzo mostrato lui? Cioè quale, fa, beh, quale, lui quale anche, che fa più scena? È anche proprio... sceso dall'alto con il... Sì, ma era precipitando con un candeliere. Però... sono indeciso fra i due, ma visto il legame... Tira, tanto è Simone. Tira, è Simone, fai a caso. Fai la postura. Pari, Evandro di pari, esatto. Pari. Guadagni un patto con me che sei e anche una canzone. Io sono la via del ricordo mentre le gazze tirano fuori dal fiume, quindi arrivo a due. Sì, esatto. E allora, continuando in senso orario, io devo scegliere l'esploratore che ha rischiato di più per aiutare gli altri e sceglierò Evandro visto che l'ho maledetto. Sì. È facile. Io invece me ne frega solo. Io sono il sangue purificatore. Mi frega solamente di eroismo e valore, quindi scelgo l'esploratore il cui eroismo mi ha impressionato di più. E sono indeciso tra loro due, perché lui perché è andato a picchiare il tizio, lui però perché si è lanciato da un candeliere spaccando un incensiere sulla testa del nemico. Ma lì ha fatto un lavoro. Anche se la opening l'ho fatta io, ma visto che non posso votarmi da solo. È molto, quella di Claudio è molto Batman, eh? Sì, esatto, devo vedere... Era anche un po' rallentatore. Però è stata lanciata dal mio personaggio, quindi quello che ha fatto lui è eroico. Sì, dai, diciamo così, solo se viene 6 scelgo te. Va bene. Perché 5 quasi. Voilà. Allora, io premio l'imprenditorialità. Alla fine di ogni giocata devo scegliere a posto. Mi coscetta. Esatto, decido. Devo scegliere l'esploratore che ha maggiormente incrementato la sua ricchezza, il suo potere, la figa. E innalzare il bloodline di uno, quindi io direi che beh, no, la ricchezza io non ho alzato il potere, sono... forse. Potere forse i ricchi chi sono? Beh, in realtà l'unico con i soldi sono sì, io. Esatto, però sto pensando, ma lui ha tutti i servi anche sì. Chi è che ha aumentato il potere a livello di potere della bloodline, potere io di... ho imparato un incantesimo, ma lui io sicuramente non io ho centinaia di valute nella borsa. Ah, ok. Lui ha 4 monete. Sì. Quindi come si chiama la sua dinastia? No, come ti chiami tu? Perché io devo segnare un patto con la te. Loggia dell'Artiglio. Come si chiama la tua bloodline? La loggia dell'Artiglio. Quello fa il figo che c'hai una caterva di soldi. Io c'ho i gessetti e i colori. Veramente? Sì. Ah, perché tu sei l'architetto. Io ho i gessetti, no, servono in teoria per segnare i corridoi.
Sì, tipo sai il labirinto eccetera, però c'ho gessetti e i pastelli in poche parole. Io, anche posso anche tenere occupati i bambini, tipo i trapini disegnando bello, già visto che ho giocato già luna, no? Portato bene soprattutto. Io ho anche il vino benedetto che può rimuovere le maledizioni se siamo in uno shelter. Quello ce l'aveva anche lui in Last Resort. Vero. Il vino consacrato. Anche la signora Coleman. Questo è vino consacrato, lo possiamo usare solo per benedire le cose. Ma qui c'è un sacco di roba per benedire. Tipo la mia lingua, tipo il mio stomaco, esatto. Benediremo tutto finché non saremo ubriachi fradici. Quindi? Cos'era successo l'ultima volta? Cosa avevi appena fatto? Siamo alla porta del reggente dopo aver esplorato dei cunicoli pieni di topi. E aver fatto il campo. Spendete. E aver fatto il campo. Tre di quelli che poi... E finché siete a girare nel circolo di questo accolito barra reggente, li potete consumare, nel senso potete riuscire, se magari vi ritirate, potete usarlo per andare nel safe camp, perché con uno va nel safe camp, eccetera. Facciamo prima costruire uno nuovo. Se passate invece nelle sale di un altro accolito, il punto che avevate viene perso, cioè i punti si spendono all'interno dello stesso accolito. Non so se sono riuscito a... No, non ho capito. I punti che raccogli quando fai esplorando il labirinto, li puoi spendere all'interno del labirinto di quell'accolito. Se hai 4 punti e non hai ancora trovato l'accolito, finché non lo uccidi, hai 4, 5, 6, 7 punti. Ah, ok. Quando trovi l'accolito puoi e te ne vai un altro resetti i punti. Ah, li resetti? Se tu vai dall'altra parte a cercare un altro accolito, perdi quei punti li guadagnati. Ma se io quindi ho accumulato 6 punti, non posso fare 2 accoliti uno dopo l'altro? No. Devo fare un accolito e esplorare di nuovo? Sono limitati a quell'accolito, però tu i punti li puoi spendere per... O andare a cercare un altro accolito, magari fuggi da questo e vuoi proseguire comunque per cercare di andare avanti e arrivare al reggente per vie traverse, puoi scappare spendendo dei punti e puoi entrare nelle sale dell'altro accolito. Oppure puoi andare in un safe camp qualunque che è già stato... Perché dovrei ritirarmi e andare da un altro accolito e non perché riprovare morendo, a fare lo state stesso? Morendo tutti. Sì, ma perché dovrei andare da un altro accolito? Non posso perché magari ti accorgi che questo, in questo momento, con i poteri che hai, è troppo potente per te. Magari l'altro accolito non ha la stessa capacità di questo, perché gli accoliti hanno capacità differenti. Puoi crescere... consumando, prendendo corruzione, puoi crescere per poi riuscire ad andare a attaccare l'altro accolito. Corrotti. Non credo che capiterà mai. No, no, non credo. Quindi va. Quindi ditemi se li spendete e cosa fate. Sì, li spendiamo assolutamente e li spendiamo per trovare il rosario che sarà la reggente. Ci può stare. Li spendiamo perché vediamo su uno degli arazzi della stanza dove ci trovavamo l'amuleto, il rosario che sta cercando, cioè è disegnato. Il rosario di Lady Ambrose, esatto, e vediamo che è disegnato in una parte dell'arazzo che rappresenta il castello, che ci fa capire dove è il rosario, e quindi andiamo lì. Eravate in questa stanza allargata dove eravate stati attaccati dai topi, eccetera, che finiva con una scala che iniziava a salire a razzi e la scala che sale è illuminata dalle stesse torce che avevate acceso precedentemente, le torce umane, uno dei Fantastici 4. E quando c'è un male di solito un poveraccio che viene infuocato accidentalmente e corre per cercare di spegnersi. Va bene. Mi hai fatto venire in mente un mio compagno di università che veniva chiamato Dottor Torcia perché lavorava in un istituto chimico e si dava fuoco apposta. No, veramente? Per provare le robe provava la roba ignifuga. Sì, però chiamavano Dottor Torcia. Che meraviglia di mestiere.
Cosa fai di supervivere? Mi do fuoco. In che senso? È una storia lunga. C'è questa scalinata che sale con queste torce accese e vi porta verso l'alto. Finalmente vedete risalire tutto il percorso che invece avevate fatto giù in profondità con l'umidità. Cosa fate? A questo punto lascio andare avanti uno dei miei compari, perché non posso fare tutto io. E poi sarò io che stavo facendo strada. Ok. Perché vedo... Con la vera... La vera visione del vero... Con la vera, visione, vera, vera, vera visione del vero verante. Salendo, tutti sentite un peso molto forte sul cuore e vi accorgete che come saliva come salivano le scale, anche quel famoso canaletto al contrario di scolo che era sul soffitto pulsa, e man mano che vi avvicinate, che salite, notate che le pulsazioni sono più potenti. Non capite se è perché c'è bisogno che vada in salita rispetto a prima che andava in piano, o perché vi state avvicinando a qualcosa di più. Io voglio provare una cosa che potrebbe essere fallimentare. Vai. Ma io questo canaletto non mi piace per niente, soprattutto perché sta portando potere probabilmente a qualcosa. Prima avevo provato a bloccarlo e se ne fregava. È iniziato a colare sul bastone, esatto. E comunque stava iniziando, sì, tipo a scendere per venire da me. Guardo, mi rendo conto, per un istante vedo il castello e mi sembra quasi una creatura vivente, come mi hanno raccontato i miei avi. E facendo appello alle conoscenze degli Ambrose, mi sembra di vedere dove sono questi punti di... Non so se è magia, ma per me sono dei punti strutturali. Io allungo una mano e creo un baratro, perché io posso plasmare il castello per creare un abisso molto spesso o una barricata o un fiume in piena per tagliare il flusso. Quindi proprio tipo voglio fare un enorme squarcio sopra per separare il tuo... Mi costa uno di corruzione. E vai a... Ti costa, scusa, una? Devo spendere uno di corruzione. Ok, tanto voi... Così siamo pari? Chi se ne frega la corruzione? Io salire un po'. È un testa a testa. Là, il baratro che apri, al contrario, ovviamente, perché lo apri sul soffitto, lo apri in modo tale... che al fine uscimmo a rivedere le stelle, nel senso lo apri così profondo, da come avevo visto profondo al contrario, da come avevo visto comportarsi il fumo, lo apro nella maniera in cui mi sembra più efficace, tipo se mi sembra che facendolo più largo dia più problemi al passaggio del fumo, o se più profondo perché dovrebbe fare tipo così e non ce la fa e svanisce. Allora, quello che penso. Posso fare piano esatto, man mano che lo crei, che stai cercando di fare in modo che si crei questa enorme voragine al contrario, il flusso fa quello che farebbe un liquido ma al contrario, perciò inizia a scorrere verso l'alto. Allora, se anche quando è poco largo va verso l'alto, sì, e non chiude, cerco di farlo il più stretto possibile e perciò il più fino a uscire quanto il castello mi consente. Allora, il castello, cioè la tua capacità di modificare questa parte qui, ti permette di arrivare fino all'esterno, se vuoi. Sì. Ok. Tanto stiamo per uccidere il reggente, in teoria. Nel momento in cui apri fino in cima, ti accorgi che quando stai per arrivare a togliere l'ultimo lembo di terra che ti darebbe l'apertura, vedi che inizia a entrare acqua, e acqua salata sta iniziando a gocciare via via, sempre di più, sempre di più, sempre di più, man mano che tu continui a scavare. Cosa fai? Penso di aver capito, non so, può arrivarci Arsene, che magari siamo sott'acqua? Tirami su... sì, clear. Cioè, perché io non ho un'idea, ce l'ho. Se tu vuoi solo sapere se ti accorgi che acqua... Che no, per adesso se mi può venire l'idea che lo sto aprendo sotto il mare. Sì. Ah, ok. Sì, quello sì. Allora non lo apro,
ma allargo il più possibile appena sotto, in modo che faccia tipo fungo, okay, il buco, no? Quando arriva in cima il flusso nero, vedi che inizia e è tutto al contrario, come se una piccola cascatella arrivasse in fondo a una voragine e piano piano inizia a espandersi, un po' come succedeva con quel vaso di terracotta che avevate incontrato, ma come avevi fatto tu che l'avevi sostituito con uno nuovo. Però non sta proseguendo. No, sta piano piano, immagina diventando liquido, gocciolando. Arriva giù e inizia piano piano a espandersi nella voragine che hai fatto. Ok, ma adesso intanto che sta facendo questo, non sta proseguendo verso dove stiamo andando noi, per adesso. Non sta proprio nel senso, si sta espandendo come acqua. Come se fosse un lago, come se si perciò creasse. Non va dritto, zium, dall'altra parte per scendere e tornare su, ma è come se, se si stesse riempendo una vasca al contrario sul soffitto. Mm. Ok, e sta gocciolando giù però? No, sta gocciolando su. Ah, però a me l'importante è che il mio scopo era se questo fumo, questa energia, qualsiasi cosa, sta andando dal reggente, per il momento è tagliato. Allora, per adesso è bloccata perché deve riempire la voragine che hai fatto prima tutto, di arrivare dalla più tutto il cunicolo. Deve riempire la voragine sopra prima di arrivare dall'altra parte per poter poi proseguire. Se abbiamo guadagnato un po' di tempo mi va bene così. Va benissimo. Ok, credo. Il Mose ha smesso di funzionare, chiede Pakura, possibile? Visto il risultato. E anche non uccideremo reggente. Faremo tutt'altro. Nel momento in cui viene bloccato il flusso di questa energia nera opaca, di questa cosa nera opaca, sentite, percepite chiaramente dall'altra parte della porta, quella che c'è in cima alle scale che stavate salendo, una forma di energia che va crescendo. Ma non è l'energia che percepivate pulsare attraverso lì, ma un'energia, quasi un senso di malessere, un senso come se foste oppressi da un qualcosa che sta tipo quando prima di un temporale. Percepisco il fastidio del reggente. Andiamo. È esattamente quello. Il canaletto del fastidio. Cosa fate? Beh, io inizio intanto a recitare una preghiera in latino per darci... Io mi faccio il segno della croce e dico alla fine la parola che si dice dopo la preghiera. L'ultima. Amen. 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 Tipo quello che hanno fatto tutti i cattolici per sì, lui dice tutta la preghiera in latino, poi... Amen. Amen. Ora pronomi. Chi è lei? Sì. Ah no, credo dicessi... Ce l'ho. Vai, Exorcizamus te, omnis immundo spiritus, omnis satanica potestas, omnis incurso infernalis adversario, omnis legio, omnis congregatio, e setta diabolica in nome di virtute domine nostri Jesus. Amen. 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 Io filo i coltelli, cerchiamo di non guardarlo. Nel momento in cui tu finisci la preghiera, io e lui apriamo la porta. La porta si apre verso di voi. Facciamo veramente indietro. Esatto. E venite sbalzati proprio indietro. E un'enorme massa di fumo nerastro, di quella nebbia nerastra, invade tutto il corridoio. Vi abbraccia tutti e cinque e vi trascina in cima alle scale. Passate la porta e venite scaraventati sul pavimento. E venite scaraventati esatto. Sul pavimento. In una stanza dove ci sono tutta una serie di statue del leone di San Marco con il libro chiuso e la spada in mano, dalla cui bocca escono fiotti di quella materia nera che arrivava prima pulsando, e vi sembra che ne sgorghi meno di quella che potrebbe, cioè da come sono aperte le bocche, da come sono disposte, perché c'è il corridoio centrale, 8 di queste statue di fianco
che sgorgano questa 8 cosa. 8, 4 e 4. 4 e 4. Che sgorgano sul fianco del corridoio centrale questa cosa nera che crea una specie di. Ma alla fine del corridoio c'è qualcosa? Alla fine del corridoio, ce la stavo arrivando, se mi è finita, finisci per spiegare. Alla fine del corridoio. Magari era solo un corridoio pieno di trappole con un'altra porta al di là e. No, avete speso i punti, siete al cospetto. Che ne so quanto puoi essere stronzo, non conosco il gioco. Trovate su un altare che sembra un altare di una chiesa, girato verso di voi, un uomo più alto di quello che è l'altezza normale, vestito con le insegne dogali. Vi guarda, voi siete scaraventati sul pavimento, e vi dice: noi altri sei, comunque, esatto. Ricordiamo. Sì, esatto, c'è una mucchiata lì all'ingresso. Siamo 11 persone. Sì, esatto, perché c'è tutto il... cioè, 11 persone, uno stormo di gazze e un omunculus. Che tirano su le persone così. Che bello, che meraviglia. Un bel gruppetto. Vi guarda e vi dice: finalmente incontro anche voi. E voi farete la stessa fine di loro. E vedete che dall'altare, che non avevate fatto caso fino a quel momento, tira fuori due teste mozzate, che sono le teste di Mercurio e la testa di Virgin. Vi guarda e le lancia con massimo disprezzo, facendolo rotolare ai vostri piedi. Cosa fate? Io gli dico: sei sicuro di non volerle raccogliere? Non sai quant'è il potere nella testa di un mago di questo livello? Tira. E gli do, tipo, gli ributto la testa di Claudio, che non mi ricordo, di Virgil, gliela ributto avanti per fargliela prendere, no? E fai, tu fai quello che fai, quello che sì, devi. La sua attiva. Questi due. 6 più 4, 10. 10, perfetto. Più 4 adesso, il cazzo che mi frega. Sai che fa esattamente tutto quello. Mi sa che non puoi andare a 4, ma massimo a 3. Puoi andare massimo a 3? Che cosa? Le stat è massimo a 3. Sì. Ah, e non lo sapevo. Io ho messo 4. Quindi cos'è l'altro che mi serve? Allora, dimmi cosa vuoi che faccia. Allora ritiro, aspetta, ritiro, non vado. Beh, hai fatto... No, se facciamo più 4 è diverso, devo fare 7 o più, posso fare anche 3. Vedi? 11. Ok. Cosa scegli? No, scegli lui. O fa quello che gli dico o... rimane impacciato, ma però la cosa importante è che gli apro l'opening. Tu riveli una trappola o un... Sì, perché se non raccoglie la testa, che io gliel'ho lanciata lì davanti, lui non se ne è accorto, ma io l'ho messo. Allora, lui si avvicina alla testa e con la... veramente col disprezzo più totale alza il tallone, lo picchia sulla testa e secondo me esplode in fiamme. Va benissimo, e la testa esplode in fiamme. L'avevo detto. E rimane stupito da quello che... E tu? Niente, ha creato un opening. Questa era la trappola che avevi, non fa che niente avevi creato. Non fa, sì. Ok, in questo momento, con la trappola, con la testa in fiamme, la fiammata che lo avvolge, sembra non fargli niente, ma rimane un attimo spiazzato perché non si aspettava quello che è successo. Avete una... Io guardo Evandro e dico: ricorda di non far sapere alla mano destra ciò che fa la sinistra, ricordandoti che puoi prendere il vantaggio se usi. Bella quel frase. Io sono incazzato nero, e nel momento in cui lui dice questa cosa... hanno appena ucciso, cioè, esatto, la testa di Mercurio, esatto, rotolata. Esatto. Non mi prendo un blood gift. No. Lo guardo, ma in realtà non sto guardando. La testa di Mercurio lì vicino a voi, perché lui ha lanciato la testa di Virgin. Giusto, sì, però... No, adesso, era per dirti. Sì, per dirti. Ma adesso lo lascio così. In realtà io vorrei tirare fuori i miei coltelli
e con la mano sinistra li lancio in aria, li prendo e grazie alla sua apertura vorrei colpirlo per fare danni. Perfetto. E vorrei colpirlo alla gola. Ok. Perché è lo stesso punto dove ha colpito il mio mercurio. Gli ha tagliato la testa. E questo non va bene. Ma proprio te la leghi al dito così? Sì. Allora. E io ho anche l'arma che può colpire da lontano. Quindi... devi fare il tiro, ma lo fai sulla destrezza. Mercurio. Domanda, mentre il tizio si è infiammato... Su Glass. E io stavo parlando con lui, eccetera. Guardando in giro, mi sembra di vederlo senza cercarlo, il rosario? Tipo sull'altare o ce l'ha al collo? Non lo vedi? Ma percepisci per la prima volta in vita tua una cosa che non ha mai percepito nessun altro della vostra casata, della vostra bloodline. Sai che il rosario è in questa stanza. Ok. Ma non lo vedi, ma lo senti fortissimo. Sarà dentro al dodge. Ma lo senti. Vabbè, ma lo scopriremo. È la cosa migliore. Lo scopriremo, perché io tra un po', se il dodge non va giù, me lo porto via, quindi. Lancia più glass. Sì, stavo meno uno di glass. Urlando ti recupera il rosario. Meno uno. Stavo cercando su qualcosa di roba da metterci, ma no. Beh, però hai vantaggio. Sì, ho vantaggio, infatti. Almeno poi. Vedi che ho fatto bene a maledirti. Sì, infatti. Grazie di avermi maledetto. 2-6. Double box. Allora. Sono incazzato nero, proprio. Tiro proprio con la rabbia. Ma giustamente. Cioè, ti ha ucciso. E anche le mie gazze. Già che ci sono ingazzate, scusa. Sì le gazze fanno come gli uccellini Disney, però di Wreck-It Ralph. Non ho resistito, sono basta. Ingazzatissime. Eccola, grazie che mi ricorda. E praticamente ogni gazza mima il volo di uno dei miei coltelli. Cioè io sto mirando della gazza felice. No, com'è? Era Wreck-It Ralph che fa e spara ali della gazza. Cioè sto così convinta di lanciare che sto anche dando l'ordine alle gazze di lanciare. È come se stessi lanciando anche loro insieme ai miei coltelli. Lo colpisci coi coltelli, i coltelli lo feriscono e vedi che da ogni punto dove è entrato un coltello l'ermellino dogale e il mezzo mantello rosso con l'ermellino dorato eccetera, e inizia a macchiarsi di un rosso diverso, che appena esce fuori, che diventi questo rosso diverso, inizia a diventare nero. Perciò vedi questa trasformazione del suo sangue, che nel momento in cui esce fuori all'aria diventa nero, lo stesso nero. E cosa succede alle gazze che si infilzano? Le gazze che si infilzano lo passano, ma gli tolgono il mantello dogale e gli abiti che aveva addosso, lo passano, piantano tutto questo, lo fanno cadere dietro di lui e vedete che al collo tu vedi splendere il rosario, non mi viene la parola, scusatemi, e senza gli abiti, senza niente, vedete che è come se fosse un enorme uomo ratto. Ma le gazze che l'hanno beccato non esplodono, non si sciolgono, sono vive? No, sono... Non sembra tipo che c'ha il sangue acido o qualcosa? Ma non sono entrate dentro di lui, giusto? Gli hanno... Praticamente le gazze... era protetto dalle gazze, da quello che portava. Esatto, delle strisce, e gli hanno strappato via tutto quello... E vedete che è questo uomo ratto gigante, la faccia... non è come quello di un topo, ma ha i denti lunghi. Non ci sono ratti a Venezia. Però le pantegane sì. Ma devo prendere una contamination per aver usato. Sì. A questo punto, ormai scoperto, vedete che apre delle ali di membrana e senza batterle inizia a sollevarsi in cielo. Le ali sono fatte dello stesso materiale nero, gelatinoso, opaco, che gli arrivava prima attraverso il non la passerete liscia. Vedi che chiama a sé, tira su tutte le l'acqua nera che c'era intorno a voi, escono fuori dei tentacoli che si alzano verso il cielo e vedete che stanno cadendo tutti, ognuno
questi tentacoli di questa materia, ogni tentacolo verso uno di voi. Cosa fate? Io ora la preghiera cosa avevi fatto? Cosa ti dava? Ah, niente, era solo per dare fastidio. No, no, secondo me è una mossa. No, no, quella la tengo per dopo. Ah, okay. Era solo per dare fastidio. No, era solo per dare fastidio. Quello che dici tu è resistere al Doom e lo voglio fare dopo. Basta. Scusami. Per adesso volevo usare l'Homunculus, visto che l'ho creato, almeno lo uso per qualche cosa, per bloccare il mio il tentacolo su Hiro, perché l'altra volta l'ho visto che era preso dalla giustizia divina, e quindi dargli l'opportunità di andare verso il reggente, mentre per me Jacques, François, Iago e Gonzalez bloccano quello su di me. Ok, facciamo che una mossa unica che va. Minions! Servirà. Facciamo che una mossa unica e mi fai flow like water, secondo me. Flow like water. Povero Jacques. When you reach dungeon to change your environment or your position in it. No. Povero Iago. Meglio. Va bene, c'ho più zero, ma... Più Mercury. Appunto, più zero. Quattro. Tutti insieme. Complimenti. Allora... L'Homunculus fa le cose. Mi butto a prendere il colpo suo. Ok, allora. Che ha preso, immagino. Allora, era l'Homunculus o tu che prende il colpo? Allora, lui ha fatto una mossa sia per proteggere lui che per cercare di modificare la cosa. Tu ti butti su di lui. Tu ti butti su di lui, che è quella mossa che ti dice di proteggere gli altri. Sì. No, non c'ho una mossa. C'ho, quando proteggo gli altri, c'ho delle cose. Flow like water? Sì. Più Mercury. Beh, 11. Ah, però. Più Mercury. 11. Ah, 11. Allora, io e lui su questo. Io ho tutto 0, un meno 1 e un 3. Dimmi cosa quale prendi? Con 11 una sola? Sì. E non hai la però il costo, però non hai il costo. Però non hai il costo. A particular threat is no longer a problem. Perché io mi metto davanti e taglio il tentacolo. Ok, perfetto. Tagli il tentacolo e non ferisce, tagli sia il tuo... In realtà facciamo una cosa più epica. È solo tu adesso stai facendo che taglio tutti e due i tentacoli, no? Sia il tuo che il suo. No, facciamolo più figo. Perché io taglio il suo tentacolo, il mio mi prende in pieno, mi blocca l'armatura, ma visto che io ho protetto lui guadagno uno di armatura. E quindi praticamente... Ma benissimo, sì. Sono più figo perché l'ho protetto e ho usato la Bloodline, se no è inutile. Vedi il tentacolo che sorpassa l'omunculo, gli passa attraverso sventrandolo completamente e ti trapassa al centro dello sterno. Sì. Non è fisico. Mm-hmm. Infatti ti accorgi che l'omunculo non è sventrato come ti aspettavi succedesse con una cosa del genere, se fosse veramente fisico, ma nel momento in cui lo senti dentro di te, è metallo, quando esce ti senti estremamente senza forze, come se avessi la febbre altissima, prendi 3 ferite, e ti senti completamente debilitato. Hai lo svantaggio su tutto quello che è quello con l'agilità, il Mercury. Bene. Prego Gianni. Tu invece, se il tentacolo sta arrivando verso di te, cosa fai? Io vorrei chiedere alle mie gatte di proteggermi, ma non prima di aver preso la testa di Mercurio, e la voglio proteggere più di me stesso. Dai tentacoli. Ragazzi, amore. Allora, secondo me diventa più tipo Wilson dopo. Sì, perciò io vorrei prendere la testa di Mercurio, portarla a me e chiedere alle gazze di aprire le loro ali e proteggerci in una... bolla alata e limonando duro con la testa marcia di Mercurio. Esatto, che orrore. Comunque mi è venuto quello che succede nelle gazze rimane nelle gazze. La sigla di Virtua Fighter,
la città tentacolare brucia tutta l'energia. Ah, sì, tirami flow, la guardiamo in alto. Ok. Io al più Mercury, ma non c'è roba. Solo perché qualcuno ha scritto un maestro, un tentacolare, sì. E mi è venuto. Più Mercury. Bella sì. Brava Pop. Ma vedo che. Attenzione! Vabbè, ha fatto 4. Hai per caso preso i miei danni? Sì. Dammi subito i miei. Perché ridondanza. Mercurio sta tirando Mercury. Sta fermo. Esatto. Perfetto. È tutta colpa di Alice. È colpa di Alice. Nel momento in cui le tue gazze vanno verso la testa per proteggere lei e te. No, le gazze. No, la testa. La mia. No, quella di Mercurio. Il tentacolo. No, il tentacolo. Il tentacolo si suddivide in tanti piccoli tentacoli e colpisce a morte. No, le mie gazze. Tutte le tue gazze. No. E prende la testa di Mercurio. Che si affloscia completamente come se fosse avvizzita da secoli di rimasta da secoli in una tomba, avvizzisce, cade a terra e si sgretola, trasforma in polvere. Ci ho provato. Nello stesso tempo il tentacolo che cerca di colpire Alphonse si lancia verso di te e ti dice: me non preoccuparti, amico mio, mon ami. Prendi un'altra ferita. Non è il fastidio quello, ok? Che sono 5. No, no, non è così, proprio sanguino. Mi sanguinano gli occhi e le orecchie anche. Tra l'altro, devo dire che Simone fa un francese molto migliore di quello dell'altro. Dell'altro Simone? Però qualcosa. Non importa. Sempre francese. È. Esatto. Ti salvo io. Anche no. Va bene così. Esatto. Fa per avvicinarti a te e curarti cercando di evitare il tentacolo. 7 e quanto ha di Mercury? Meno 1, 6, fallimento. Perfetto. Siamo un gruppo. Siamo una squadra della Madonna, le team proprio. Facciamo cacare. Non riesce a arrivare a te perché il tentacolo lo prende per la gamba, lo tira su e violentemente lo sbatte a terra facendogli 3 punti di danno. Vabbè, via. Ma io non ho preso danno da tutto ciò? No. No, hai perso le gazze. Tutte? Tutte. E la testa di Mercurio. E la testa di Mercurio. Quindi sei in crisi psicologica. Sì, esatto. Mi sembra già abbastanza. Stavo liberando. Non è più un gazzo. Esatto. Questa è la mia potenza. Sei l'unico che manca a tirare e fare un numero orribile. Però... la potenza del dolore. Richiama i tentacoli a sé, ne crea uno di dimensioni gigantesche che parte verso l'alto e si precipita giù verso il basso. Non capite, ma potrebbe colpire chiunque di voi. Beh, e potete vi immaginate che possa fare veramente molto molto male. Cosa fate? C'è lui. Lui non ha ancora fatto niente. Lasciamo andare Hiro. Lui però è stato colpito, buttato a terra. No, ma non ha ancora fatto niente lui, Gianni di azione. Sì, perché in questo momento non poteva fare niente perché è entrata la mossa dura sulla sua cosa. Sì, sì. Ok. Ah, ok. Beh, se c'è qualcosa da fare, allora io guardo la testa in fiamme di Mercurio. Di Virgin. Basta, quella di Mercurio non è in fiamme, è quella di Virgin che è in fiamme. Ma non me lo ricordare. Cioè, il suo sogno erotico è finito. E io, visto che avevo visione del vero, io l'ho sempre visto Dante, lo spettro, ma non l'ho mai detto a nessuno. E quello che faccio è, facendo appello a Virgil, dico: è questo che la via del ricordo insegna, dov'è il tuo potere? Torna e combatti! E voglio provare a fare Summonade. Ok. Dice: quando provi a chiamare, a usare il tuo Covenant per chiamare aiuto, personaggi morti o distanti, in questo caso morti, possono rispondere. Se rispondono, diventano un Wraith, che fa azioni normali, non può subire ferite, ma la prima volta che prende arm diventa più debole, la seconda volta svanisce. Sì, sì. Tira. Non devo tirare niente. E quella di Covenant? No, una Covenant Move. Non devi è la mossa di Covenant, sì, giusto? Di Covenant. Ok.
devi consumare Covenant con cosa? La via del ricordo. Devi convenare se... con la via del ricordo. Ce l'hai Covenant con la via del ricordo? No, in realtà non devo spenderlo. Cioè lo spendo solamente se muore. Ok. Perché, perché nel primo, nel sì, primo è quello di Covenant con la via del ricordo. Boh, basta. Posto. Se muore lo spendo. Perdo. Certo. Sì. E voglio evocare Dante Virgil, cioè in realtà Virgil come era prima Dante. Quindi lo spirito di Virgil. Ah, okay. Quando chiami a te il potere per poterlo ricreare, vedi che dalla testa in fiamme si erge un corpo tutto in fiamme. Ghost Rider. Plus. Molto Ghost Nicolas Rider. Cage. Nicolas Cage. Esatto. Molto Ghost Rider. Cioè il francese è Nicolas Cage, è un equilibrio. No. No. Nicolas Cage. Mi sento. Ti senti meglio? Cos'è che hai detto? Nicolas Cage. Ciao. Nicolà, Nicolà Cage. Questa me la pagherai, sai? Profanare il nome di Nicolas Cage in francese è un affronto che nessuno finora nella storia ha usato farmi, e questa la pagherai. Claudio, non l'ho mai sentito così incazzato, te lo garantisco, questa la pagherai con carissima. Il piccolo principe siamo andati lì, piccolo principe, sì, però piccolo principe c'è sempre quel sorriso di scazzo. Ho dovuto no? mettere la marsigliese. Le petit prince, s'il vous plaît. Le petit prince, prince, esatto, prince, è vero. Si erge in fiamme estraendo la famosa, e prova a fare furia vendicativa per creare un opening. Cosa fa? Confront, strike, confront, perché gli fa in modo che lui lo c'ha più iron. C'ha più iron. Di ci abbiamo la scheda di sì, dovremmo avercela. Il grido di battaglia per la raccolta del grido di battaglia a 40 anni. Okay. Iron sì. Zero. Okay. La potenza, ma Iron sì, ma usava però è solo per strike. No, però diventa un bright, quindi in teoria al massimo tenevamo l'iron. E vabbè, tira. No, mi serviva solo le cose perché non ha le mosse del... Aspetta, ma io posso spendere un altro di Covenant e aiutarlo? Per dargli il vantaggio? Io c'ho due. Però tiralo col colore diverso che vedi se lo consumi o meno. Aspetta, quanti ne consumi se dovesse morire? Due. Ce ne ho due. Quanti ne hai? Due. E non puoi farlo perché se non muore non hai più da spenderli. Io ne ho due. No, muore, se muore ne perdo uno. Ah, io ho compito due, scusa. No, se muore ne perdo uno, sì. E ho fatto il più alto, quindi non lo perdo. Otto. Otto. Confronto, perciò. Otto. Pick one. Dimmi, scegliene uno. Ma no, ma confronto non posso fare opening. Su confronto mi devi dire. Ah, you create an opening. Devi sceglierne uno. L'opening è già di base, l'opening. Quindi adesso devo scegliere lì le brutte cose. Sì. Tu devi scegliere uno. È la bella cosa. Tu devi scegliere la bella cosa perché sì. Le brutte cose te le do io. Brutto per lui, penso dicesse. Ok, e allora segue il colpo e prende uno in meno di arma. Ok, segui il colpo, perfetto. Fa per perché colpirlo. Se ne piglia due muore. Fa per colpirlo con lo spadone, l'uomo ratto si gira e crea due tentacoli che arrivano a bloccargli lo spadone, e intanto gli stritolano le mani che stanno tenendo lo spadone. Lui subisce una ferita, quindi è esatto. Inizia a diventare trasparente. Esatto. Inizia a essere molto più debole. Cioè, lo vedi che sfarfalla un po' nel fuoco, però in questo momento è distratto. Che è successo? Abbiamo perso. È possibile che siamo caduti. Cioè, è possibile, è sicuro che siamo caduti. Mi sa che la rete ha dei problemi. Noi andiamo avanti. Sta registrando lo stesso. Ah, sta registrando lo stesso? Perfetto. No, a tutti. Solo a me è partita la diretta. Sì, la diretta è partita, ma noi stiamo registrando lo stesso. Certo. Perciò andiamo avanti tranquilli. Sì. Vadi. E tutti vedete che è bloccato in questo. Ovviamente il mega tentacolone che aveva lanciato l'ha richiamato per poter bloccare l'attacco da parte del Ghost Virgin. Cosa fate?
Vabbè, io mi tiro in piedi e attacco direttamente lui. Come? Visto che con tentacoli... Ah, gli tiro una catenata in fronte. Catena di Andromeda! Catena di Iro. Catena di Iro. Esatto. Ma adesso lui è aperto. E... Sembra il nome di un videogioco, Chain Iro. Lo fai a distanza, giusto? Sì, sì. Perciò più glass. Più glass? Sì. Zero. Io non posso aiutarti perché... Dove c'è tu cosa sei? Sei la cosa del ricordo? No, è la loggia degli dell'artiglio. Ah, però dovrei vedere quelli miei. Ok, vado. Non so di accordo. 11. Allora, strike è andato a buon fine? Sì. Ok, allora io faccio regain momentum e recupero the last arm you took. Perciò riprendi tutte e tre. La ferita che avevi. C'è quella cosa figa, anche l'altra volta. Con le catene, gli tagli le due ali di quella membrana che è fatta con quel materiale che lo teneva su e vedi che a terra... è presente come negli Avengers quando atterrano in ginocchio con le mani, con quella mossa che dicono tutti che è la cosa peggiore da fare quando il superhero landing esatto, solo che l'unico che lo fa a proposito è Spider-Man, tutti gli altri sono in difficoltà di solito sì. Quando gli capita e lo vedete che emana tutta una nebbia nera attorno dove aveva le ali, attorno a sé, come dalla ferita sgorgasse questa nebbia nera, e a terra alza la mano, chiude a pugno la mano e vedete gli 8 leoni di San Marco che erano di fianco a voi che si animano perché questa cosa nera che esce entra in ognuno dei leoni, scendono giù. Prima, e sono pronti? Io volevo fare una cosa quando mai detto, però volevo anche leggere un pezzo di cose. E prego. Dirò: Non ultra audeas serpens caldissime, decipere human genus. E amen. 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 Amen, fratello. Mentre apro il mio sacchetto del vuoto e assorbo il fumo nero. Per un attimo ho pensato al sacchetto del vomito. Esatto. Sto pensando che mossa glass ti direi glass perché lo sto mettendo in non è un attacco lui devi perché non ha apertura in questo momento l'apertura sì, sfruttata lui volevo fare un confront di qualche un confront lo usi come confront line it up vai line it up per la precisione 7 meglio che niente scelgo 2 Scelgo che si concentra su di me perché gli sto assorbendo l'energia e ovviamente gli darà fastidio e che l'apertura durerà solo pochi momenti. Per quanto hai fatto, scusami? 7. 7. Allora, scelgo... No, ma di line it up. Di line it up. Line it up. Ah, scusami, non capivo infatti. Perché volevo aprirgli il... Ok. Un punto debole. Perfetto. Allora. Perché il mio scopo era gli assorbo il fumo e questo ovviamente lo indebolisce dicendo e volevo dire agli altri ora colpitelo esatto. Lì dove sta uscendo il fumo. Infatti io vorrei fare una cosa. Perciò avete l'apertura. In questo momento diventi la sua priorità e dura pochi secondi. Vedete che la nebbia nera che era andata sui leoni di San Marco di pietra viene risucchiata appena sono stati animati, scendono giù a terra, ma nello stesso momento viene risucchiata. Lui rimane un attimo stupito da questa cosa e spalanca ancora più energia, perciò ancora più nebbia nera. I leoni sono ancora attivi? I leoni sono ancora attivi? Si stanno muovendo? Sono in questo momento bloccati e lui è bloccato perché sta cercando di riattivarli.
ma ci metterà pochissimo perché la tua borsa non riesce a contenere il nero che sta. Ah, no, non vuoi fare niente, ma Arsin sta attento a quando i leoni si riattivano per fare una cosa. Ok, ditemi cosa fate gli altri. Io vorrei fare una roba, tu? Vai, vai, io corro dritto verso di lui, cerco di andare a corpo a corpo. Ok. Le tieni come? Fai pure vai tu? Fare prima lei. Ma in realtà anch'io voglio fare una roba a corpo a corpo. Dimmi. Vai, vai pure cioè, prima, tranquilla. Visto che è rimasto con la mano così, no? Lui? È la mano che... Esatto. Io vorrei andargli corpo a corpo perché non avendo più le gazze, io stesso vado come gazza. Quindi uso gli artigli anziché i coltelli perché ho gli artigli come gear. No, non come gear. Come... come seguace di Tolar, ecco. Sta continuando a saltare, che bello. Ma tanto non ci possiamo fare niente, quindi... Ci andiamo? Quindi vorrei fare un salto come, e come una gazza, piombare sul suo braccio. Cioè, alzarti in cielo e poi... Esatto, non credo di poter volare, però faccio un salto, insomma, faccio una roba un po' scenografica. Okay. E con gli artigli vorrei strappargli via la mano, cioè strappargli via il polso, insomma... Allora, ovviamente, non essendo coordinati voi due, nel senso state facendo entrambi la stessa cosa nello stesso momento, fate tutte e due un tiro di strike e vediamo le conseguenze, perché, tipo che ci perché sennò uno chiuderebbe l'opening, se manca l'altro non può più colpire. Fuoco amico. Ma se vedo che perché lui... loro non sanno cosa fa l'altro. Se tu colpisci e manchi o anche colpisci e ci riesci, poi chiudo l'opening e lui non può fare niente. Lo invece so. Fatto così insieme potrebbe entrare uno dei due insieme, ma magari ci avete mosse negative contro. Ok, ha senso. Io vado con forza fisica. Allora io sto facendo, io andrei di iron perché anch'io. Non è una mossa da lontano, è da vicino. Ok, perciò uno tu con iron e anche tu con iron. Sì, sì. Assieme. E aspetta. No. Ma visto che Virgil è morto, non posso prendere un altro covenant. Niente, vai. Dimmi. Niente, stavo pensando se usavo il braccio, ma non lo... devi tirare dadi qua. 10 e 10, no, quanto hai? Io 11. 3 volte. Allora, raccontatemi. Fermati un attimo, perché continua a saltare, non ce la fa. Metto un attimo in pausa anche la registrazione. La monterò e andiamo così. Adesso perciò siamo di nuovo in diretta. No, siamo di nuovo in registrazione. E in diretta basta? In diretta basta, non ce la fa. Al settimo tentativo, uno dopo l'altro, direi che... Ascolteranno in podcast. Esatto. Ascolteranno in podcast. E anche in B-cast. E quello vediamo adesso. Vediamo. In B-cast? Sì. Vodcast. Non esiste il V-cast, però va bene. Non sapevo. Era Simone. Si è inventato le parole da boomer, no? Era Simonese. Simone. E mi manca un attimo, mi deve descrivere come mi manca l'eroe. Giustamente. Anzi, com'era più la musichetta? Ce l'ho, posso metterla di sottofondo, se vogliamo. Nella sound. Quando facevamo le prime puntate di Fumble, quando c'era il momento tipo consultiamo, c'era la musichetta dell'ascensore, sai quando c'era e la facevamo tutti insieme, ti ricordi Rob? La sua chiamata è priorità. Anche perché avete entrambi la registrazione. Ah, ok. E no, non è il video, forse il video. Fumble! Scusate. Dietro i microfoni. Claudio, sì, effettivamente. Claudio Negrini. Raccontatemi. Dica. Come? Quindi è una roba corale, giusto? Insieme. Ma avete già tirato? Sì, abbiamo fatto 10 e 11. Tu hai fatto 11? Lei mi ha scaricato il dado prima, adesso si è invertito. Ci sono scambiati i dadi da quel momento? Dobbiamo farlo sempre. Si è invertito il karma, sì. Tu cosa che stai facendo? Ah, io gli sto correndo incontro e probabilmente lancio la catena quando sono a pochi metri per sfruttare l'impatto. E cosa vuoi fare con la catena? Avvolgere? Colpirlo, cioè, colpirlo dritto, inchiodarlo da qualche parte, cioè voglio usare una spinta sufficiente a mandarlo indietro e cercare di inchiodarlo. Allora forse ce l'ho. Vai. Arriviamo insieme, lui lo vuole inchiodare dietro, io lo voglio strappare in avanti, quindi quello che farò io è agguantargli la mano e il polso e lui gli dà la spinta per portarlo indietro in tipo modo cavalli. Che si strappi il polso a te rimane in mano.
Con le mani in mano. Esatto, una mano lava l'altra. Continuiamo con queste belle battute. Esatto. Date pure. Stiamo mandando l'audience. Lui ti dà una mano, ti prendi tutto il braccio. Esatto. La forza... chiedo a lui, vuoi una mano per quello che stai facendo? Grazie. La forza dell'impatto è raddoppiata perché il suo colpo lo spinge verso l'altare. Il tuo colpo tira la mano verso di te, ti rimane in mano la mano con tutti i nervi e le vene mano attaccate. Mano a mano che andiamo avanti. Mano a mano che si va avanti. Basta, no, basta, puoi andare avanti quanto vuoi. Basta non prenderci la mano però. Esatto, no, infatti. Di meno e... adesso. Ci meno mano. Ma ci meni con le mani? Comunque stai invecchiando Claudio, non perché mettermi le mani sempre fa... più tollerante. No, è che sta guardando le pinzate della connessione. Okay. Ti rimane in mano il moncherino con i nervi, i tendini, le vene, le arterie, dal quale pulsano fuori sangue che appena tocca l'aria diventa nero. Uh-huh. E la stessa cosa dal suo braccio, dal moncherino che è rimasto attaccato al braccio. Il colpo è stato potentissimo, che l'ha colpito, il suo che l'ha colpito in pieno petto, e si è aperto uno squarcio dal quale sta grondando piano piano quella roba nera, uh-huh, densa che sta colando. Tutto intorno a voi, quella specie di liquido nero che c'era intorno ai leoni, sono giù ma sono bloccati. Stiamo andando avanti, perché dimmi quando siamo registrati. Allora io adesso ho fatto ripartire, sta effettivamente registrando. Ecco, non so perché c'è, prima era morto completamente. Nessuno scoprirà cosa è successo in questi 15 minuti. Meno di 15 minuti. Stavolta. Meno di 15 minuti. Cade a faccia in giù nell'abisso che hai aperto. Nella tua mano brilla... Il rosario con una nuova gemma rossa. Il rosario con la gemma rossa brilla. Ma in tutto ciò, consci di quello che è successo tutti quanti, vedete la nebbia che continua a calare su di voi. Quest'acqua nera continua a piovere verso l'alto, a trasformarsi in... Visione del vero? Piano... Cosa vedo con visione del vero appena mi riprendo un attimo dallo shock? Percepisci con la visione del vero una forza più potente di quella che avete affrontato adesso, ma molto più conosciuta. Una forza... che senti avere le caratteristiche di tutto ciò che faceva prima Mercurio e che sta facendo in questo momento con voi l'uomo Gazza. Quindi senti un'energia, che è la stessa energia che sprigiona l'uomo Gazza quando fa qualcosa, quando cerca di usare e cercava di usare i suoi coltelli in maniera giusta, come quando tu percepivi quello, mm-hmm, che senti la stessa energia, sinergia di quando faceva le cose Mercurio, che faceva le cose come faceva io so lui. Che sono della stessa famiglia loro. Sì. Sentivi, esatto. Certo. Senti la stessa, però la senti in maniera esponenziale e la senti molto più corrotta rispetto, cioè, a quello. Credo che non sia finito e metto via il rosario. No, anzi fa luce. Tengo davanti luce. Per illuminare. Il nero intorno a voi si abbassa, questa nebbia, e occlude ogni possibilità di vedere intorno a voi, tranne te, davanti a te, che hai il rosario che brilla di luce rossa e riesci a vedere nell'arco di un metro intorno al tuo rosario, e sentite una forte pressione sui cuori di tutti. La parte maledetta che era stata colpita dal tentacolo prima ti svuota completamente di energia, ti senti cadere e cadi appoggiando il ginocchio per terra, mm-hmm, e un senso di oppressione fortissimo vi comprime al suolo, siete quasi incapacitati a muovervi e sentite una voce di donna che vi dice: credevate che fosse così facile?
credevate forse che noi 5 anni fa avessimo fatto tutto in maniera così semplice? Credevate forse che quello che avete visto era il vero potere del castello? No, il vero potere del castello è questo. Sentite una scossa di terremoto fortissima, non riuscite a rimanere in piedi, tu sei completamente debilitato e il pavimento dove siete si alza, si crea un'enorme crepa sulla vostra testa che si apre come una voragine spinta dalla nebbia nera che prende fattezze di fattezze fisiche per aprire la roccia sopra di voi, il pavimento viene sollevato e vi trovate all'interno della Basilica di San Marco. Sull'altare, in piedi, ok, non la faccio troppo pesante. Sull'altare in piedi vedete una figura femminile completamente ricoperta da quella cosa nera, che quella specie di poltiglia nera, di liquido nero, vi guarda, tira giù le mani come fa Wolverine e estrae gli artigli dalle nocche e dice adesso capirete cosa vuol dire soffrire. Di fianco a ognuno di voi si solleva e si solidifica una parte di nebbia nera che è la copia uguale della persona, ovviamente non vera, ma di questa nebbiolina, esattamente la copia della donna che c'è sull'altare della Basilica di San Marco. Alzano gli artigli tutti verso vicino a voi e fanno per piantarveli nelle carni. Cosa fate? Io niente, perché non mi posso muovere. Io a quello che mi sta per attaccare con gli artigli gli dico: sei veramente sicuro che vuoi attaccare me? Non credo che ti convenga. Vai. Ci provo. Sette. Nove. Che mi hai fatto perdere uno. Pensavo fosse finita e volevo purificarti. Sì. Perdere uno, se no facevo 10 perché sono tornato a 2. Cosa scegli? Hai fatto 9 o 10? 9. Scegli uno. No, non scelgo uno. Sì. Io scelgo uno, sì, scusami. E non c'è l'opening, ma o fa quello che gli ho detto o rimane sì. Ovviamente se fa quello che gli ha detto so che lo sta facendo, lo schivo, se no rimane stordito. Hai ragione, te ti terrò per ultimo. Grazie. La mia mano è vicina, riesco. La mia mano, la tua mano sul pavimento è una reliquia, perciò è come se fosse presente la mano della gloria. Esatto. Mummificata. Io la vorrei raccattare per cercare, quindi di... prendi la mano in mano. Poi starà mano. Con le mani in mano. Basta con le mani in mano. Basta piacere Gaza. Basta piacere Lucia, mio. Così lontana da essere fuori mano. Adesso arriva una mano di botte, però. Penso che abbiamo perso tutta la parte, forse con una. Beh, un peccato. No, la gamba peccato. Era bellissima. Beh, allora posso ricominciare. Man mano che mi avvicino alla mano, vorrei. No, vorrei. Non prenderci la mano con questa cosa. Mano di botte, ve lo dico. Anche mano. Secondo me ti sei giocata le prossime puntate. Ragazzi, grazie. È stato un piacere. La riesco. Devi essere più la mano, devi essere. È lui, è lui. Bannato. Esatto. Sei fuori. Vorrei prendere la mano. Sì. E
e usarla contro. Aspetta, fammi vedere cosa, se ho qualcosa che posso fare. Ma prima la chiudo a pugno. Esatto, pugno alla lancia. Esatto. Urlando pugno a razza. Esatto. Oppure gliela apro con, se, cioè, se lo fai con glass puoi fare così e provare a lanciarla dritta. Pugno atomico! Il pugno atomico è con iron. Allora, è giusto. Con glass tu pensi, vai, cosa vuoi fare? Iro. Io mi alzo e mi avvicino alla signora, sì. E lì da di fronte a te e ti sta per artigliare, cosa fai? Cerco di arrivarle sotto. Proprio all'ombra? Lei, sì, io cerco proprio di arrivarle, cioè se lei fa così io voglio essere per la braccia. Esatto, sulla creazione. Nuovi personaggi... Mercurio, andiamo bene, minchia, 3. È andata alla grande, benissimo, vengo preso male. mentre provi ad abbassarti, ti rendi conto che la mossa che sta facendo è la stessa mossa che sta facendo lei sull'altare, ma la cosa incredibile è che lei sull'altare sembra muoversi facendo tutte le mosse che stanno facendo contemporaneamente le sue copie. Ti abbassi, ma non sei veloce quanto credevi di essere, più che altro perché sei compresso. Ricordati che avevi vantaggio perché avevi un vantaggio, sì, dovuto, però si compensa con lo svantaggio che avevi perché avevi la maledizione, e ti pianta i due artigli sulla cosa. Prendi 4 ferite. Ok. No, perché sono gli altri che si fermano. Non ti colpisce? Io sono fermo immobile a prendere il colpo così. Mentre stai per prendere il colpo, si butterà in mezzo, vedi, Gonzales. Vedi Dupré. Karma aveva Dupré. No, ma io ho gli Hirelings, si butteranno loro al posto di Dupré. Ah, va bene. Sono qua per questo. È giù morente, sì. Cacchio, cioè si lanceranno davanti. Dupré! E fammi Flow Like Water, perché sono i tuoi cosi che provano a proteggerti in modo tale che tu non prenda la... 6 e 4, 10. Li ho addestrati bene. Perfetto. E in Flow Like Water scegli... Non è possibile. No, questi erano spagnoli. Iago e Gonzales. Iago e Gonzales. Gonzales direttamente dalla... Scelgo presa. Uno. Scegli uno, cosa... Beh, scegli? Una particolare minaccia non è un problema. Ok. La figura che sta per infilzarti, arrivano i tuoi adepti che vengono falcidiati come se non ci fosse un domani e come se non ci fossero altri adepti pronti a intervenire nel momento del bisogno, ma riesce a proteggerti. Dupré si alza in piedi dal fatto di essere caduto a terra e prova a fare un petit déjeuner, si muove con una mossa di danza classica. Cazzo. E cerca di sfuggire con le sue capacità atletiche all'attacco del coso, per essere solo per dare fastidio a lui. Sì, sì, veramente. Ha fatto il corso di francese stamattina. Sì. Corso di francese per dare fastidio a Gianni. Esatto. C'è un corso online, un webinar. 10. 10. Esatto. Dell'istituto. E 11 evita con questa piroetta, mentre viene attaccato, si mette alle spalle dell'ombra. E tu cosa dovevi fare? Allora, ho deciso che mentre mi chino a prendere la mano, vorrei approfittarne, fare una mezza capriolo, comunque spostarmi da davanti, e vorrei tirare un coltello direttamente alla tipa sull'altare, essendo che i miei coltelli possono colpire qualunque distanza. Allora, e vuoi prendere la mano? Allora. Sì, se posso sì, se no faccio una... No, aspetta, ti comprendo. Perché ti sta anche picchiando un'ombra. Sì, ma io voglio scappare dall'ombra, cioè voglio piegarmi, fare una rotolata, qualcosa,
Poi lanciare un coltello. Scegli. O ce la fai a prendere la mano in automatico, senza tirare, eccetera. Ce la fai a prendere la mano e prendi ferita, ma riesci a fare il lancio per confront. Mm-hmm. Perciò riesci a prendere la mano, vieni ferita e riesci a lanciare, okay. Oppure fly like water e vedi se riesci a flow like ferito. Water. Però non tiro. No, mi prendo la ferita e tiro. Allora, ti prendi 4 ferite. 4 è importante. Perché tu mi toglievi 3. Riesci a recuperare in caso uno mi resta. La mano? Sì. Quindi ce l'hai quindi con te e lanci la mano? No. Però io uno lanci? Lancio un coltello. Confront. A me è venuta in mente una cosa da fare dopo. Abbiamo fatto una sistemata veloce perché mi sono conto l'altra volta quando abbiamo ucciso l'accolito non abbiamo fatto il victory che era più uno a tutti i covenant tra di noi e puoi prendere sì. Uno di blood, quindi io consideravo che c'avevo 4 di blood, lui mi ha tolto 3, quindi c'ho uno. Ok, quindi tutti noi prendiamo uno di blood? Se vuoi. Allora, puoi. Sì. Ma perché no? Così mi tengo il più 3. E un covenant con... No, tutti i tuoi covenant possono alzarsi di uno. Sì. Possono. Sì, io ho 4 tipo con lui, non li userò mai 4 in un turno. Va bene, tiro e poi ho il più 1 e basta perché... 7. Più. Ok, 6, più. Allora scegli 4 a 5. Allora, una set of pick one. Ne devi prendere uno. Sì. Trovare un modo di arrivare a 2. Dunque, avendo colpito, essendo stato l'unico a colpire la tipa in carne ed ossa, direi che scelgo la seconda, quindi lei si concentra su di me. Ok, tieni conto che scegliendo la seconda. Prendi sia la contaminazione sia prendi il pieno le ferite piene. Che... sei già a 4, sei sull'orlo della morte, con la quinta muori E scateni la mossa di morte del libretto, esatto. Però che è bellissimo. È scritta lì sotto, sì no che è, nel senso me la ricordavo, la mia morte ispira gli altri esploratori e basta, tutto qua. Non mi sembra un granché. Oppure vai giù come. No, allora scelgo Take One Less Arm, che sarebbe l'unica che mi fa. Giusto. Però tieni conto che loro ti fanno 4 ferite. Stanno facendo 4 ferite. Ma allora muoio comunque. Fanno. Cioè, non posso fare niente, muoio, giusto? Cioè, qualsiasi cosa scelga. No, ok, basta saperlo. Però devi scegliere cosa fare. Come morire. Ma sì. Scusa, con l'arm non diventa una ferita, no? Mm? Arm muori quando arriva a 5? Con la quinta arm muore. Allora, puoi scegliere. O spende tutta la sua energia e attiva la mossa di... Ma non puoi convertire l'arm tipo nella ferita mortale? Allora, sì. lui può decidere di consumare, però può farlo nel momento in cui lo prende. Adesso si marca la quinta e comunque muore, perché lui può consumarne solo 3 con la deadly... Se ne toglie 3. Non può prendersene più, anzi la mortal... No, la Deadly Wound la prendi cancellando tutto l'arma. Ah sì, col Major ne toglie 3. Sì. Quindi posso farlo? C'è una ferita mortale. Adesso prendi la ferita. Se... No. Allora, marca uno di contaminazione. Marco, allora arriva 2 di blood. Cancellati tutte le... E ti segni esatto, Deadly Wound. Scusami, a questo punto non faccio Take One Less Arm, tanto non cambia niente. Faccio. No, ma hai fatto un'apertura. Sì, infatti. Cioè, sei riuscito a fare apertura, ti sei sacrificato. Sì, è inutile che scelga. No, puoi cancellare tutto l'arm e segnare la mortale. Sì, esatto, però è svenuta in Deadly Woods. Esatto. Sì. Sei anche svenuto con Deadly. Sì. Ok, però è inutile che vi prendo sta roba qui, ma vabbè, intanto non cambia niente, perché The Fall si concentra su di me, ma tanto sono morto, quindi... Ok. Ok? Io adesso sono svenuta. Sei svenuta e sei moribonda. Non puoi fare nulla
senza che nessuno ti aiuti. Però questa è l'opzione della Deadly Wounds. Se invece vuoi morire eroicamente, la cosa. No, attivi. Per adesso sto così. Era solo per dirti le due opzioni che avevi. Me ne rimango lì con la mano in mano. Quella l'ho presa. In tutto questo, io farò finta di niente, andrò oltre. In tutto questo, io prima ho detto che toglievo la corruzione a Ambrose, toglievo la corruzione a Evandro perché pensavo fosse finita. Su Mercurio non avevo detto niente dicendo tanto è morto, ma a questo punto il mio sangue che sta sgorgando dalla mia ferita per terra, perché mi sono tutti ammazzato. A coltelli in petto così in mezzo al combattimento. Pensavo di aver finito. Ah no. Raggiunge quello che rimane del corpo di Mercurio con cui io avevo del Covenant. E lo evochi anche tu. E lo anche il corpo fiammeggino. Ma il mio Wright è finito. Il mio Wright? Quello di c'è ancora. E richiamo Mercurio che venga ad aiutarmi, visto che abbiamo sempre avuto un legame molto stretto. Io ho ancora il sangue su di lui. E è la stessa cosa che a lui, che ti richiama la... Sì, perché ce l'hanno tutti. Perché hai il legame. Sì. Il legame. La tipo ha una fattura, intanto. Sì. Volevo fare qualcosa a Mercurio. Adesso te lo limona lui. No, c'è solo il corpo, c'è solo la testa. Io lo aiuto. Tanti altri modi di baciare. Io adesso vorrà attaccare, no? Anche perché il mio non è mossa, non devi aiutarlo. No, ma lui vuole anche sfruttare l'opening ora. Ok. Io lo aiuto perché? Perché Mercurio e anche il mio Bright gli dà assistenza, perché c'avevano gli inciuci loro, no? Ah, certo. E adesso li abbiamo rievocati entrambi. E quindi lo aiuto, spendo uno di Covenant, forse tanto c'ho 4, vedi cosa devi fare. Ma io non mi accorgo di nulla perché sono svenuto. A differenza della bomba fiammeggiante che era stata la testa di Virgil, dalla polvere emerge un golem di carne, di sangue, di carne, sangue, eccetera, che è Mercurio. È l'omunculus di Mercurio. È senza la testa. Beh, certo, chiaro. Ci vede benissimo, funziona bene, eccetera, ma è senza la testa. In tutto ciò c'è un'apertura. Io ho evocato Mercurio apposta. Apposta per quello? Perfetto. E visto che il corpo era rotolato dietro mentre lei non si accorgeva di tutto questo, alle spalle pugnalandola con stealth e agilità. Secondo me esatto, non è con forza, ma è con Mercurio. È con Mercurio. Se Mercurio. Il vantaggio, un po' di coerenza. Io ho il vantaggio. Si ha vantaggi. È il dado più alto e faccio 11. Quindi non lo spendo, rimango 4. Sì. Che palle. Racconta cosa fai? Cosa fa Mercurio? Mercurio che aveva il martello. Aveva lo spadone gigante, no? O il martello. Warhammer. Il Warhammer santo che gli avevo fatto santo io, tra l'altro. Perché Oli non si può prendere. Esatto. E arriva da dietro, è proprio nella spina dorsale. Quando, pianta la punta, arrivi da dietro è un bordello. Pianta la punta del martello proprio nella spina dorsale, a metà della schiena, e si sente proprio questo crack secco delle ossa. Perché ho colpito il corpo, no? Una delle ossa. Hai colpito? 11 ho fatto. Posso dirti cosa faccio io mentre lui lo colpisce? Dimmi. Mentre lui lo colpisce, che si è lievemente distratta, no? Perché lui, com'è che l'ha colpita? Alle spalle da dietro con una coltellata, mentre Virgil la distraeva da davanti. Io invece guardo verso la reggente e faccio al volo, prendilo! E lancio una copia del rosario, un rosario normale che mi stavo portando io dietro. Ed è... Voglio vedere se lo prende o no. Dipende, se l'hai fatto bene. Posso aiutarlo con i miei hirelings che useranno il Covenant al posto mio. Sono loro che fanno roba e iniziano a recitare una preghiera pensando e poi creare... lo lancio insieme facendo finta che stia lanciando il rosario. Non è il più alto, non è il più però alto, 13 non è il più alto. Perdi un Covenant 13. Non è neanche il più basso però, quindi non importa. Solo se è il più basso c'hai una mossa contro di lui. Sì. Se no no. Quindi ne perdi uno e basta. E scegli
No, Elia crea un opening. Scelgo io. Sia che lo prende che non lo prende, crea un opening. Sì, sì, hai creato la opening. Scegli con... Hai fatto quanto? 13. Scegli ne due? No, scegli tu uno dei due. Quindi o fa quello che le ho detto o rimane stordita. E in più crea un opening. È la sua mossa. È un confront. No, no, è la mossa del Reckoner. Ah, ok, scusa. Io gli ho detto prendi al volo. E pensavo presi la cosa, l'opening con la cosa. E, lo prende al volo. Lo prende al volo ed è tipo un semplice rosario. Però quello... era convinta fosse il rosario della... Sì, quindi lo prende con attenzione. Esatto. E si distrae. E si distrae. L'hai fatto veramente, che idiota! Io sono bravo a creare leoni, non sono bravo a chiuderle, io quindi... appena lo prende in mano... È metallo? Esatto, appena lo prende in mano, visto è che... È metallo, sei... veramente. Sì, tra l'altro. Visto che è metallo, il... vedete Dupré che estrae il manganello, che qua è metallissimo. È un manganello o una baguette? Una baguette, è un manganello a forma, un manganello fatto a baguette da sotto la scella. Sì, è lì che lo conservano, cioè la fondina scellare per è l'unico modo per portare il manganello. Esatto. In Francia. E si lancia verso di lei sull'altare. 9 più secondo me è con è più iron 0 9. Allora, brutte cose ma lo ferisce. Sì, brutte cose ma col manganello la colpisce esattamente su una delle due mani e la costringe a ritrarre uno dei due artigli e si gira verso il dottore e con l'altro artiglio glielo pianta esattamente sotto la gola e lo solleva tipo Wolverine con gli artigli su in alto. Prende 2 più 4 e vedete che il sangue sgorga dal corpo di Dupré, lei estrae la mano con gli artigli e Dupré si affloscia a terra in un lago di sangue. È tutto qua e riattiva le sue ombre che si ricompattano e sono pronte a riattaccarvi. Cosa fate? Ah, io corro verso di lei, ignoro le ombre. Allora faccio fammi confront. Devi prima sfuggire alla cosa per arrivare da lei, perciò fammi un flow like water e poi dopo il confront perché arrivi vicino a lei. Sei, due, otto. Non hai più niente? No, credo di avere meno uno. Mercury. Vabbè, tanto è la stessa. Sì, sette. E scegli uno. Tu sei dove vorresti essere. Voglio semplicemente superare le ombre. Perciò sei esattamente dove vuoi essere. Ok. E vieni mentre passi per evitare di venire attaccato. Vedi che quella con l'artiglio tira giù l'ombra con gli artigli, tira giù le mani verso le tue mani e ti ferisce entrambe le mani facendoti cadere la catena e ti accorgi che non riesci più a stringere le dita delle mani perché ti ha tagliato i tendini sopra delle mani. Ti accorgi che non riesci più a muovere le dita delle mani. Perché se no la prendi. Ma prendo anche ferita? No. Prendo anche ferita? No. Ok.
Perché se non scegli questa, prendi contaminazione. Ma dovrebbe dirlo qui, prendi una contaminazione, e qua sotto dice se scegli questo non la prendi. No, cioè, te lo dice nei reggenti e negli accoliti che fanno danno e contaminazione. Ah, okay. Arsenio? Anche a me? No, a me mi stava ignorando, non l'avevo passata io. Non ho detto sei l'ultimo che ammazzo. L'ombra. Sì, quello. Altra, là, di sotto le riformate. Ah, ok. Oppure potremmo fare come Schwarzenegger. Ti ricordi quando avevo detto che sarei stato l'ultimo? Bene, mentivo. E io gli dico, non è il caso di mentire, siamo in una chiesa. Secondo me mi devi tenere per ultimo. Anzi, questa è proprio la tua idea. Vai. Grande. Ci siamo 6. Sarebbe 13, quindi in teoria uccido un minion. Perfetto, la uccidi. Dimmi come la uccidi. No, ti dico questo, e c'ho il rosario in mano e io non quello so vero. Quello vero, io non lo so che in realtà il rosario può comandare queste ombre. Quindi infatti io gli dico, tu mi terrai per ultimo, non mi farai niente per adesso. Lo prende tipo come un ordine e rimane lì ferma per si fuori spegne, dal gioco, si spegne per tutto il resto del combattimento. Perfetto, come se fosse morta. Sì. È ferma. Però rimane lì ferma. Rimane soltanto François, fra te e l'ombra. No, c'è ancora anche Jacques. Ok, Jacques e François. No, sono morti. Il nuovo reggente ci avrà bisogno di qualcuno che sventola. Sono morti. Iago Gonzalez, sì, sì, però. No, Jacques e François. Ha mandato avanti gli spagnoli per tenere. L'ombra sta per calare gli artigli su di te. Si mettono in mezzo Jacques e François. Secondo me potrebbe essere Stand By Me. Perché sì che sono minion. Stand by your man. Dimmi, sì. Non... Oh, sì, bella. Mamma mia, che film, ragazzi. Meno uno. Secondo me potrebbe essere uno Stand By Me. Perché loro, quando provi a... aiutare un alleato. Esatto, secondo un alleato, però aiutano te stesso. No, è Flow Like Water. È Flow Like Water. Ma lo aiuto io? Perché tanto c'ho 4 di Covenant con te. Tu in questo momento sei impegnato a... Ma posso gridare qualcosa? Però siete in contemporanea, cioè tu stavi cercando di convincere quell'altra che ormai... Da quando in qua ci sono i turni in questo gioco? Da quando in qua ci sono i turni in questo gioco? Non ci sono i turni, e che state facendo? A livello di fiction state subendo la stessa cosa tutti nello stesso momento. Sì, però anche se facendo questo urlargli proteggetelo, non fatelo morire, mi sembra fattibile. No, perché in questo momento tu sei impegnato a fare quello. Non è un problema, ho più 0. Confido in Jacques e François. A me meno uno. Jacques e François. Hai visto? Quanto? 5 e 6 fa 11. Madonna. Vedi Jacques e François? Io con questi da... Vedi. Dimmi sì, quale... Gonzales. No, 0. Dimmi dove meno vuoi essere. Dimmi cosa vuoi fare. Scegliene uno. Sceglierò sei dove devi essere. Cioè loro due sono esattamente sotto gli artigli di lei? Esatto, si prendono proprio in pieno il colpo, ma questo lascia a Mercurio la possibilità di aggirarla dall'altra parte. Perfetto, allora, loro due vengono sollevati, come aveva fatto prima col dottore, quella vera, loro due vengono sollevati dall'ombra di spuma nera e vengono infilzati e muoiono sul colpo. E Mercurio? E Mercurio a questo punto. E io qua lo aiuto perché non sto facendo niente io, ma c'è Virgil, il mio Wright. Cioè, Robe, ma non è una cosa io contro di te? No, no, era per dire che non essendoci le azioni, però. È il dato più alto, mi spiace, non lo cancellerei. Non riesci a spendere. No, tra l'altro, se ammazziamo questo, arriva a 5 con lui. Quindi, 11. Best già, friend, già 4 non li posso spendere. Che best friend, quindi siamo già. Super best friend, mi ha tolto la corruzione. Dal mio punto di vista, è il santo degli Ambrose. Secondo me è una bromance questa qua, come minimo. Altro che best friend. Stranamente, Claudio fa un mezzo traditore ogni personaggio. Però. Mezzo traditore. Questo è mezzo, parte... sì. L'altro mezzo è molto. Due di cosa? Scegli due tra. Prende... Ah, di confronto. Sì, esatto. Okay. Esatto. Allora, prendo meno danno, così non scompare subito magari. Esatto. E
non marca neanche contaminazione, perché è il mio sangue che lo sta tenendo in vita, Mercurio. Ok, il focus, il focus non è su di te, ma è su Mercurio, Mercurio, perché la distratta si gira, e mentre si gira verso Mercurio gli dà la schiena. Lui è giù, il dottore è giù, lui non può fare niente perché hai perso tutti gli accoliti, mm-hmm. Ti rimane soltanto... Erano in 8 quando siamo partiti. Poi capisco. Sono diventati 9. 8 accoliti si dondolavano sul filo teso. Ti rimane soltanto Mercurio. Mercurio, che è a un, punto... Esatto, la prossima ferita scompare. Anche Virgil, una ferita. Anche il tuo Vrat, sì. E è distratto. Vado. Posso suicidarmi? Per usare la mossa finale? Devi prendere ferita per usare la mossa finale. Ah, quindi devo entrare nelle ferite. Sì, beh, puoi fare come lui. Sì, non basta. Non ha senso nel tuo caso, però puoi fare come lui. E... basta piantarsi un coltello in petto. Io ho delle mosse che mi fanno basta... delle allora, robe. Tu fai strike e fai 7-9, c'è che lui ti attacca, ti fa la ferita e ti suicidi. Va bene, provo. E con cosa provi a colpirlo? Non hai le mani? Faccio... Sei un orientale, non hai le mani, usi. Sì, certo, uso tutto il resto. Il morso. No, guarda, non hai le mani. Non ho detto, se hai i tendini delle mani, non le posso, non raccolgo Chi niente. Chi sono io per proibire alla gente di usare quello che vuole? Ma infatti, il morso. Faccio, i piedi! Ma puoi fare, sì, puoi anche fare così. Faccio arti marziali. Esatto, sei un orientale. Quindi è strike? Strike più, secondo me, lo meni proprio. Sì, sì. E con Iron. Aliata. 4, 3, 7, 2, 9. Perfetto, proprio quello che volevi. Ok. No, come lo ferisci? Esatto. Come la ferisci? Perché proprio quello che volevi? Anche 7 andava benissimo. 7, 9, quello che volevi. Allora, faccio questa roba qua. Comincio a menarla coi piedi, lei schiva, a un certo punto io prendo con un piede la catena, la tiro in aria, spettacolo. Con gli avambracci me la giro attorno al corpo e poi con l'inerzia del corpo le lancio l'ultimo colpo. Scorpion. Sì, oppure la foresta dei pugnali volanti. Bellissima la foresta dei pugnali volanti. So riandare. Dove la colpisci? Allora, dunque, siccome voglio creare un vantaggio e un'apertura per chi c'è resta, l'apertura. No, l'hai già usato il vantaggio. L'hai usato che ti ho tolto no, lo vantaggio. Questa è l'apertura, tu lo ferisci così. L'apertura l'ho fatta io con Mercurio. Tu stai colpendo, okay. Mi devi solo dire come la ferisci. In gola. Tagliare la testa. Secondo me sai che figo, tipo fai la cosa sugli avambracci, te inizia a girare intorno, la catena inizia a girare, non si vede, si è solo... e dopo si vede una esatto. Linea sulla gola della tizia, esatto. Del tutto involontaria, ma la leggenda l'ha passata anche fatto apposta, sì. È voluto. Magari vedi non che la testa lì, però era voluto più o meno in quella direzione. Vedi che la testa che gli hai tranciato la parte davanti si ribalta verso il dietro, ma appena cade giù partono dei tentacolini neri dal corpo che la riprendono e la rimettono in posizione, ti guarda e ti dice: era la tua ultima mossa, lo sai, vero? Apre l'artiglio che gli è rimasto e fai la stessa fine di Dupré. Ti pianta l'artiglio direttamente. Ma io mi voglio mettere in mezzo e prendere il colpo. Sei troppo distante. Ma poi lui voleva morire, lasciarlo morire. Lo so, ma se vai nella cosa, non lo puoi fare. Più. Mossa finale? Se vuoi, o cadi moribondo, no. O fai la death move. Faccio la death move. Vai. Praticamente, mentre succede questa cosa qua. Io con l'ultimo spasmo sostanzialmente do un colpo indietro alla lama della catena e gliela pianto in una parte del collo. Perché la death move cosa ti fa fare? La death move mi fa fare sostanzialmente io muoio, però la mia arma rimane piantata nel corpo del nemico e quindi essendo nel corpo del nemico lo rallenta e crea una debolezza permanente che i miei alleati possono utilizzare immediatamente come opening oppure finché non la usi. Esatto, finché oppure. Non la usi, oppure possono prendere vantaggio su dodge e stand with me. Ok. Quindi fino a che è un opening che puoi far esatto. Puoi usare quando vuoi, ma fino a che non la usi come opening, c'è il vantaggio a stand by me e dodge tutti quanti. Esatto. Ok.
vedete quello che ha appena detto lui. Tu vedi e vedono l'artificio, scusa Simone, l'artificio è che ovviamente essendo la catena legata intorno al mio corpo, il mio corpo morto è buttato per terra, ma la lama rimane piantata lì, e lei si tira dietro, si deve dietro come la zavorra. Esatto. Oggi ho sfruttato la opening, sì. O vai. Io non ti posso aiutare. E fu così che un geometra sconfisse. Ma è l'unico vivo. Teoricamente la mia casata è quella Super Iron, ma non hanno scelto quello i miei predecessori, quindi bene, io corro in avanti cercando di corro vedere in avanti laggiù, perché stavo scattando in avanti per cercare di prendere il colpo al posto suo. Non ho fatto in tempo perché ero lontano, però sono arrivato praticamente, perché nessuno mi considera a me, perché per adesso ho fatto solo parole. Il reggente sta dando, è concentrato su Mercurio, sia su Mercurio che sul taunt, mio Wright, che sul mio Wright, quindi stanno proprio le spalle. Il collo è ancora mezzo aperto, sì, perché si sta richiudendo. Io vado da dietro con un braccio e pianto il rosario in gola, però non piantandolo, cerco di infilarglielo in gola, non dalla bocca ma non dalla bocca ma dalla gola, cerco di infilarle il rosario. Attenzione. E secondo me non può essere line it up. No, scusa, scusa, no, strike. Secondo me strike ha già la opening. Secondo me lo io fai ovviamente, ma non vorrei farlo di forza. No, secondo me lo fai con Mercury, perché lo fai di stealth, perché ti approfitti del fatto che vedi by stealth and guile. Ti approfitti del fatto che lei ha lui attaccato dietro, si sta trascinando e... Scusa, però pure se te la dico così sarebbe sempre... Secondo me è con stealth, perché gli hai mai detto che arrivi da dietro e gli pianti il crocifisso in gola. Poi dimmi tu. Ma se invece glielo metto al collo delicatamente? È sempre stealth. Io ho un ultimo punto di Covenant, solo con lui. Aspetta, ci sta, se, stealth, aspetta un attimo, senso. Aspetta un attimo. Robbe, no, se mi dici che lo prendi e inizi a piantarglielo in gola eccetera, lo fai con ci Iron sta, cioè, non riesco a giustificarlo come farlo con destrezza, quindi ma io bene, ho un stealth. Ultimo punto, e tu ti ricordi che io ti ho raccontato, io proprio Artyom ti ho raccontato una cosa sul rosario, che essendo intriso del sangue di Kolozar, se il sangue di un corrotto tocca il sangue bla bla bla, e quindi ti viene più facile capire dove piantarlo. Ok, è la bla 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 che è bla bla bla, allora forse più sempre stealth va bene, ma più che infilarglielo in gola, visto che il rosario è parecchio grosso, è una specie di croce gigante, è un rosario, prendo, gliela appoggio sulla gola e tipo gli faccio tipo garrotta con il rosario, okay, tirando dietro, okay, il collo in modo da bruciare da dietro e non fargli ricollegare la cosa. Questo è un 1. Quello è un 1. Qua 5. 5? Adios. Tu provi a fare quello che vuoi, non c'è fare più l'opening, ma appena ti avvicini col crocefisso al corpo corrotto di quello che è il vero reggente, non è più basso, di quello che è il vero reggente del castello, il nero prende il crocefisso e lo ingloba dentro una massa nera e te lo trascina via dalle mani. Ok. In tutto ciò lei si gira e ti dà un'artigliata in pieno petto. 4 arma. Stavo pensando, io c'ho una cosa che contro il reggente solo posso usare, più swords. Vero. No, uno. Che però potevo usare più swords invece di... No. Ah, no. Sì, no, c'ho un'abilità quando confronto il reggente posso usare più swords, ma tanto non cambiava niente. Ah, non cambiava niente. No, era 6. Segnati 4 arms. 3. È tutto qua quello che sapete fare, ve l'ho già detto! E a questo punto, Mercurio, in tutto questo, visto che Arsène stava tenendo la reggente con il crocefisso, si avvicina a Evandro e gli dice di tornare da lui. Vorrei fare
Stand by me? Stand with me, sì. Ok, ricordi che lo puoi svegliare, nel senso lo riporti in vita, ma lui non può fare niente finché non c'è nessuno che gli fa fare le cose. No, perché se riesco posso cancellare la sua ferita più bassa, che è quella deadly, quindi non avrebbe più ferita. Perché lui in questo momento salta la deadly e la cancelli. Bravo. Poi dicono che i min-maxer non aiutano il gioco. 7, scegli uno. Tolgo la ferita. Avrò pure un questa è però... classica mossa da min-maxing, ma spero che nessuno abbia da lamentarsi. Cioè. Ti tolgo la ferita minore, ma la minore è la mortale. C'è solo qualche pulita. Non ho mai preso le robe di Blood. C'è scritto così. Non ho mai preso le robe di Blood. Due dovevi prendere. Potevi prendere un più due o un più due, se non è una stat. Ho un gift. Racconta come fai? Il tuo gift potrebbe essere. Secondo me il corpo di Mercurio arriva fino lì, ma è l'anima di Mercurio che richiama Evandro, accarezzandogli il viso e riportandolo in piedi. Che meraviglia. Ti svegli, ti senti pervaso da un'energia nuova. È come se non fosse successo nulla. Ti trovi con il reggente, con attaccato con le catene il corpo di Hiro. Lui che si è trascinato, vicino a te. No, scusa, Mercurio che è trascinato vicino a te. E ti dice il corpo senza testa di Mercurio, esatto. che ti dice facciamolo insieme. No senza testa. Adesso magari no, tanto la testa non serve. Beh, potete tenervi per mano. Ah no, Moncherino, non potete limonare, non potete tenervi per mano. Mi dai una mano, tieni. Che meraviglia. Il reggente ti vuoi vendicare? Assolutamente sì. Allora prova a crearti l'opening se vuoi. O vuoi fare l'opening? Aspetta, ridimmi la situazione. Il reggente cosa sta facendo? In il reggente si sta avvicinando. Mi stai analizzando l'interiore con una mano. Esatto. Sta ravanando l'interiore a lui. Con il corpo di lui attaccato. Lui è semi svenuto in un angolo in mezzo a tutti. Ai cadaveri degli altri. Tutti ci siamo tutti messi una merda. È una situazione un po' diversa da quella di quando... Ma tu vorresti uccidere o vuoi creare l'opening? Io vorrei ucciderlo. Allora... Mentre la mano è infilzata, sì, ha inglobato il rosario. Sì. Io faccio sorriso sputando sangue. Faccio. Sapevo che l'avresti inglobato, fa tutto parte del mio piano. E voglio vedere se lo tiene inglobato. Cioè, tipo, vediamo se hai il coraggio di tirarlo fuori. Lancia. Solo i due gialli. Tra l'altro. 12. No, 12. Cosa fa? Lo tiene dentro o lo tira fuori perché si preoccupa per quello che sta metallissimo. Ma lo tiene dentro o tira fuori? Lo tiene dentro, lo tira fuori, lo tiene dentro, lo tira fuori e poi esce tutta la luce? Lo tiene dentro, sempre quello che sapevo che l'avresti fatto. Lo tiene dentro. L'ho capito adesso, infatti stavamo aspettando che arrivasse. Esatto. Io speravo la stessa. Avevo già visto lo sguardo terribile. Era rilascio lento, come una supposta. Lo trattiene dentro di sé e dice sì. Perché tu morirai insieme a lui. Sì. Peccato che una delle ultime cose che ha fatto Artyom è stato santificarlo, quel pezzo di metallo, e inizia a uscire tipo luce dagli occhi, dalle orecchie. Okay. Vedi che in questo momento tipo stordito. Per esempio, in grosso guaio Chinatown, quando emette tutta la luce il cinese vecchio. Sì, tipo rigenerazione. Lo Pen, no, il cinese. Lo Pen. Lo Pen. Il cinese vecchio. Cosa fai? Pure allora, le braccia, hai un'apertura. Lei è chinata, giusto? E adesso sta mandando luce con il braccio del mio stomaco. Immagino sia chinata verso di lui. Sono uno di fronte all'altro, lei gli ha piantato gli artigli nello stomaco e la vedi che inizia a brillare, la luce pervade un po' ogni dove che di suo, del suo corpo. Per la Santa Ambrose! Io vorrei con l'aiuto... Lui è attaccato, il suo corpo attaccato, se lo sta trascinando dietro. Vorrei, siccome sono con Mercurio, vorrei aprire le ali e farmi lanciare da Mercurio
come spesso facevamo quando eravamo giovani. No, non voglio sapere, non voglio sapere niente. Appesi al lampadario. Poi un elfo non può lanciare un nano. Con il mio va bene, io non voglio sapere con il mio coltello più più grosso. Ecco, sì, il coltello diventa più grande. No, con il coltello più lungo che ho. Non è meglio. Non hai migliorato la situazione. Simone! Erano puntate che non facevamo così tanto metallo. Penso che stasera Simone... Ma tra pugnali, crocifisso... Esatto. Pugnali, manganelli. Era anche una scena epica nella mia testa. Sì. Quindi sì, mi nella lancia. Tua testa, però. Esatto. Mi lancia, apro le ali. Modo, Immaginatevi la scena. Mi lancia. Sì. Apro le ali. Sì. Plano, cioè plano, mi fiondo su di lei... Gli pianto il coltello nella nuca e sì. Poi sfrutto la mia discesa per aprirla in due. Bello. Beh, a questo punto, se vuoi fare ancora più figa, mentre stai scendendo, ti dai un colpo di ali verso il basso e così ti lancia. Adesso vediamo se la mia picchiata. Beh, oppure muori perché fai così, fai. Secondo me è con Iron. Sono d'accordo. Perché ho più uno almeno. Penso io ti aiuto mentalmente sempre. Perché non posso aiutarti, non ho Covenant con te. Io ho speso tutto quello che potevo spendere e sono morto. Quindi. Io ho la mano, non è che me la sto reliquia. Portando dietro, non mi può dare nulla. Posarlo ancora? No. Non come prima. È una reliquia, basta. Grazie d'aiuto. Ti ha riportato. Più 10. Boom. Racconta come la finisci. Allora. La mia spinta e il mio l'impeto dovuto al fatto che ho fatto un salto molto più alto di quanto sarei riuscito a fare da solo perché Mercurio mi ha lanciato, fa sì che il coltello si pianta così tanto che squarcia proprio perfettamente in due la reggente. Come un'anguria. Così. Cioè, un'anguria. Si apre, scendo giù e si divide esattamente in due Se parti. Se si divide esattamente a metà io recupero il crocifisso. Nel momento in cui lo fai, senti un dolore fortissimo al petto. Tutti i tuoi nervi si irrigidiscono completamente e senti come se qualcuno ti avesse accoltellato violentemente sul cuore e te lo avesse aperto. È Mercurio. E capisci che è come se avessi ucciso te stessa. Tra capisci che il sangue così verso Mercurio e non c'è la mano, quindi capisci che il sangue che stai versando è il mio stesso, cioè, è il tuo stesso sangue, è il mio insieme. E questo ti sconvolge sia fisicamente che psicologicamente in maniera devastante. Mm-hmm. Prendi 4 arm e prendi 3 di blood. Io ho 4, quindi. E io 5. Lei ha 5. Vabbè, allora non sei più un personaggio. È vero. 4 è la. Diventa un accolito subito. Misura precisa. Ti giri nel momento in cui vieni. Come stiamo giocando a 7:30, hai sballato. Infatti, sembra il pomeriggio di Natale. 7:30 e un 6. Cazzo, 7:30. Carta, come carta? C'è 5:30, stai. Vedi il sangue del reggente che inizia a coprirti tutto il corpo e il sangue non è sangue ma è il nero, quel liquido, certo. Nerastro, oleoso, e ti prende e diventi tutta pregna di potere e ti accorgi che vuoi soltanto finire il lavoro che aveva iniziato lei. Perché lei sei te e te sei lei. Mm-hmm. Ti giri verso. Perché 5 diventa un NPC. Dimmi? 5 diventa un NPC. Sì. Quindi lui c'ha il grado.
Aspettate, non è mica finita. Adesso è un accolito. Ti giri verso di loro che sono ancora vivi. Mm-hmm. Più o meno. Hai alle tue spalle... Eh? Loro, due. Cioè, i servitori vivi, no? No. Alle tue spalle no. Sai benissimo esserci Mercurio e Virgin, ma in questo momento non ti interessa. L'unica cosa che vuoi fare è uccidere quelli che hanno profanato il tuo castello, il castello della tua padrona, il castello della tua signora, il castello di colei che ha versato sangue per prima. Si gira verso di voi e spalanca le ali. Sulla mano buona compaiono 5 lame e tira indietro il braccio per lanciarvelo addosso. Cosa fate? Il castello non dovrebbe spegnersi. Mm? Non dovrebbe spegnersi il castello. Per quello che so io, morto il reggente. Secondo quello che sai, sì. Dovrebbe crollare il castello. Ma non si è spento, non sta crollando. E vedi quello che sta succedendo. Sta per lanciarti 5 coltelli. Beh, non credo che ci riuscirà. Sicuro di voler lanciare 5 coltelli? Attenzione. No, credo che ci uscirà perché semplicemente... modifico il castello, il fiume di sangue che è stato versato da tutte le persone morte nel castello, ci separa e... chilometri e chilometri. Perfetto. Una evoluzione. Mentre si allontana, vedi che chiude la mano coi coltelli, apre le ali e si alza in volo per venire verso di te. Mercurio non accetta questa cosa. Mercurio si lancia su Evandro quando sta per alzarsi in volo. Questo è un betrayal. Ma che betrayal? Anche Virgil. E cerca di fermarlo. Anzi, secondo me fa ancora di meglio. Cerca di usare il potere stesso del castello, che adesso essendo senza reggente è alla portata di chiunque, e quindi usando i poteri di incantesimi che aveva imparato, usa il mare di sangue, il fiume di sangue che si sta creando per fare dei tentacoli che fermino Evandro. Che cos'è? Tentacoli. Niente, solo zolfo. Confront. No, credevo che avessi qualche mossa speciale tu. No. Non è strike. No, perché prima creo l'apertura e poi qualcuno la colpisce. Ah, richiede comunque un nome. È una spada. Giusto. 6 e 3, 9 e 1, 10. Scegli due. Scelgo 2. Allora, prendo meno... No, tanto muoio lo stesso. Beh, dipende. È un accolito, non deve far meno male. Non credo. Basta senza un danno. Una mano. Sì, ma gli basta un danno. Ma se fai un danno ne tieni uno in meno. Zero. Vabbè, vediamo se funziona tanto prendere meno danno e continua a non marcare corruzione perché è pur sempre il mio sangue. Per principio. Superare i 4. Tu che guidi Mercurio, vedi... mentre si sta allontanando il corpo, che il legame che ti lega con Mercurio diventa sempre più sottile. Quando si alza in volo, si gira verso Mercurio, ormai non ha più nulla che spartire con Mercurio. Lui non è più quello che era prima, lui adesso è puro sangue maledetto del castello, lancia i pugnali verso Mercurio stendendolo al suolo, ma è girato in questo momento in volo fisso a lanciare i coltelli verso Mercurio. Hai ancora il bright, tu ricordatelo. Sì, infatti lo volevo aiutare, ma già tirato. Vai. No, io voglio scappare, girarmi, iniziare a correre via da
lui che mi sta planando verso di me, no? No, no, lui in questo momento non sta planando verso... È girato di schiena, che ha lanciato i coltelli verso Mercurio uccidendolo, facendo sparire il fantasma. Ok, allora corro in avanti verso dove stanno loro. Lui è... La lui cosa è che voglio fare è avere... muovermi di parecchio, perché poi in caso dopo, se mi insegue, voglio ritornare 6 secondi indietro per scappare di nuovo. Quindi voglio muovermi in modo da poter fare questa cosa dopo. Questo secondo è solo me, il movimento per avvicinarmi. Secondo me non c'è nessun problema, nel senso non c'è... Voglio fare il movimento per avvicinarmi e... I Virgili. E Virgilio fa per colpirlo, ma mentre lo sta per colpire, in realtà non voglio fare quello, quello che voglio fare è... Mentre lo sta per colpire io gli grido. Io lo scriverei fossi in te quel colpo. E forse non scriverai questo, io corro con Rosario dietro. Hai già un opening... C'è già un opening. L'ho fatta io. L'ha fatto tutta lui. Sta roba. È girato di schiena che sta lanciando i coltelli verso Mercurio. Fatto no. Cose, ok. Ho tirato dei dadi così per il gusto di farlo. E allora niente, gli sparo. No. Per la prima volta ho sparato solo a gazze e esatto. E adesso spari alla gazze. Alla gazze. Quasi, a sparare quasi gazze. Al gatto. Continuo a sparare alle gazze. Sparo. Lo fai con glass. Yes. Perché è distante, devi prendere la mira. 9. Yes. Dove lo colpisci? Parlami. 9, aspetta, cosa devo scegliere? 9 è pick one? Ah no, tu pick one. Ok, quindi quello che faccio io è di spalle, sta affrontando Virgil, ha appena distrutto Mercurio. Secondo me io sparo, ma essendo ormai presente con il castello, sente, quindi si sposta, evita il colpo che sta quasi per colpirla e si prende una spadata nel petto da Virgil. Guarda il fantasma che ha di fronte di Virgin. La Virgin ovviamente, mentre la infilza, sta guardando Mercurio che sparisce. Perché ce l'hanno. Prende la testa del Wright, l'energia magica mortale negativa schiaccia la testa di Virgin facendolo appassire, scomparire sull'istante. Non ho più Covenant con Virgin. E con la spada che lo sta trafiggendo cade nel mare di sangue. Nel momento in cui cade nel mare di sangue che avevi aperto tu, ricarico la pistola, inizia a sobbollire tutto il sangue che avevi creato. Era nero o era rosso quello che avevi creato tu? Era rosso perché era il sangue che c'era nel castello. Diventa nero come il sangue dell'accolito e del reggente. Si solleva e vi ingloba tutti. Ah, ok. Tutti insieme e vi porta tutti uno vicino all'altro in sospensione. Gira così vorticosamente che annulla l'effetto della forza gravità e vi solleva come se foste sostenuti da quest'aria che gira. Siete tutti e cinque. C'è il dottor Dupré. Ci sei tu. Domandavo chi era il quinto. Io. Quattro. E c'è anche lui. Giusto. Chi è? Allora. Simone. Victor. No, voi tre, Simone? Noi quattro. Ci sei anche tu? C'è anche tu. Ah, ci sono anch'io. Sì, sì. Il corpo viene... Il tuo corpo viene tirato su tutti e cinque. Mentre giriamo. Esatto. Si sa mai. Allora. Esatto. Muori. Il cacciatore. Aggiungetevi ognuno di voi un covenant con gli altri. Anche io sono morto. Ma quello della Bloodline? No, covenant. Non serve a niente, lo so, però segnatelo. Sei. No, 5 con te. Io ho 1 con Mercurio. Io ho 5 con lui. Io ho 4 con Artyon. Perché ti ho aiutato dopo il... Ma io, si può considerare che ho ucciso un accolito? Certo. Posso prendere uno di Blood? Sì, sì. Sì.
È un accolito. Lui era diventato un accolito nel momento. E mi interessava chiudere a due di Vladimir. E è successo perché lei è stata uccisa proprio da lui, che era la stessa linea di Bloodline. E per quello che sei che trasformato in un reggente. Ma ti mancava una ferita per morire, se no avrebbe avuto tuo reggente tante ferite quanto avevi tu. Te ne mancava solo una, ti ha fatto l'ultima ferita e ti ha ucciso. Ci sta. Chiaro. Cioè gli mancavano tante ferite, quindi diventava più forte del reggente se fosse stata full. Sì, però è meno potente quando ti attacca. Sì, però devi fargli 5 opening. Sì, e 5 ferite. Però ogni volta che ti colpisce lui ti faceva meno danno. Sì, però. Sono comunque 5 sì, ferite. È più lungo, ma sono comunque 10 mosse minimo. Sì. Minimo, meno male che è rimasta uno. Il sangue nero vi solleva. Sentite una voce al castello che dice: siete cascati in quella che era la mia trappola, ma alla fine avete ucciso anche. E senti la voce prepotentemente nelle tue orecchie: il vostro stesso sangue, vero? Non si fanno così le trappole. Ora io cerco di afferrare lui mentre stiamo vorticando nel sangue. Allora, mentre stiamo vorticando, io cerco di afferrare lui per tenermelo vicino. E vomita da svenuto. Allora, avete ucciso. Ho fatto un intero combattimento da svenuto. Siete riusciti a uccidere. Prima del combattimento ti sei accoltellato. Allora, chi è che ha più blood in questo momento? Beh no, ce l'avrà Evandro più blood. Se gli è rimasto il sangue... E 5 però è diventato un accordo. Sì. E allora io ho 4. Perciò, tu adesso puoi decidere se diventare... Cioè, puoi scegliere quello che vuoi fra questi. Allora, mentre sangue vortica, davanti a voi si accende una luce... e un calice ricolmo di quel sangue nero si ho paventa visto troppe volte Fate per si paventa di fronte a voi. Fidati. Io mi riprendo abbastanza per poter fare una scelta conscia o decido. Sì, assolutamente okay. Sì, e sfiora tutti e 5 voi, ma si pone esattamente di fronte a te. Perché c'entrano loro tre? Sono morti. Me e lui al massimo. Beh, lui sì, lui è morto. Sono morti, ma sono vivi. Ma non possono spirito scegliere il desiderio del Graal. Potrebbero infatti vale. Allora, tu puoi fare Gnosis. E io voglio allungare la mano sul calice e rovesciarlo per terra, perché io sono Artion del sangue purificatore. Quindi cosa fai? Perfetto. Rifiuto il Graal. Che sarebbe? No. No, sarebbe che spoil, nel spoil of victory. E facciamo questo. Spoil of victory. Ah, questo è solo se non prendi il Graal. Eh sì. Ah, ok. Allora sì, grazie, perché io volevo fare la cosa da due. Allora, secondo me per te sarebbe stato fico anche. Ma solo lui fa la mossa di spoil of victory. Life everlasting. Allora, sarebbe stato bello, ma solo perché poi c'era la morte. Calice, la faceva solo okay, lui. Okay. Ma lui ha fatto quello che la sua chiesa si aspettava che lui lo facesse, ha rifiutato il calice. Sarebbe stato bello anche Life Everlasting solo per avere la morte come prossimo reggente, però ha molto più senso per Artyom. E sarebbe stato più un userò il potere del castello per il bene. Sì, sai, no, cose. Ma Artyom è puro fino in fondo. Allora, ditemi è goloso. Allora, in base a quanto blood avete, partiamo dal più basso. Potete scegliere. Sì, tipo, partiamo da chi ha il blood più basso e sceglie. Sì. Chi è che ha il blood più basso? Quanto ha di blood, Gianni? 0. Perfetto. Tu quanto hai di blood? 5. Perfetto. Tu quanto hai di blood? 4. E tu? 2. Allora, iniziamo blood 0. Gianni. Presente. Devi scegliere una di queste robe qua. Devi scegliere una di queste tre. Puoi o looti il castello, oppure tutta la tua vita per allora, preparare l'ultimo la castello generazione. Prendendoti una reliquia. Sì, non guardiamo le ricompense. Fai un patto con uno di un patto, però è un patto di Bloodline.
o aiuti la community. E l'ultimo, poi dopo se mi dici che prendi quello vediamo cosa succede a Venezia, e la prossima volta guadagni quando guadagni dei il vantaggio quando chiami rinforzi. La seconda, preparo la nuova generazione. Allora scegli un'altra bloodline e digli come ti vuol fare lo Slayer al prossimo giro. Forse io. Ma scusa, ma lo Slayer può essere di qualsiasi bloodline? Sì, sì, sì. Non lo so, voglio vedere un po' le cose. Anche perché il mio c'avrà già c'ha la visione del vero. Quindi... Va bene. E allora... Va bene, Claudio. Un patto... Incrementiamo il patto con la Chiesa di più uno. Ok, beh, te lo prendi tu quello. Mm-hmm. Dimmi com'è che aiuti il suo prossimo. Il suo prossimo esploratore. Il suo prossimo esploratore. E... Come la tua bloodline aiuta il suo prossimo esploratore. Innanzitutto. Tu sei già fatto. No, in realtà siamo noi che aiutiamo lui. Perché il patto lo prende lui, sì. Mica io lo prendo io. Eh no, però è lui che, però è lui no, che lui passa che la com'è. Vita lui passa la vita a prepararsi e noi e prende un patto da noi, quindi siamo noi che lo aiutiamo a prepararsi. Say how you help a train. No, tu preparing the next generation. È lui. Lui si prepara la prossima generazione e prende un patto con me. Sì, sì, their next explorer però, eh. Cioè lui addestrerà un lui esploratore. Lui allena il tuo esploratore, il tuo futuro esploratore. Il patto lo prendi tu? Ah, no, tu prendi il patto perché è il perché pagamento. Sì, perché sei un debito con te. Perché è un tu sei là? La chiesa del sangue purificatore. Che ha fatto il suo dovere, oserei anche dire. E cosa fai? Allora, noi sostanzialmente, visto no, che loro sono tanti e sono sacrificabili, e sacrificabili cerchiamo di renderli un po' meno sacrificabili addestrandoli alle armi. Perciò gli dà libero accesso, è come quando arrivano quelli della CIA che istruiscono i soldati, esatto. Ti danno più... cercano di rendere davvero meno... Sacrificabili tutti. Sì, so, armamento base, mentre prima arrivavano magari un po' sguarniti, adesso sono un po' come io con un incensiere. Sarebbe stato bello. Puoi scegliere. No, lo so, l'ho già letto tutte. Sarebbe stato bello. No, dicevo, perché ci ascoltava, tu puoi scegliere avendo due, sia le opzioni dei due, sia le opzioni dei zero. Sì, vado una delle due. Perché sarebbe stato carino che una parte del castello rimaneva esattamente com'è. Sarebbe stato bello un safe camp, però era un po' più troppo meme. No, invece quello che farà è perché riconsegnando il rosario torna alla famiglia Ambrose e tutto quanto, ma la gemma rossa che era comparsa sul rosario, sì, viene tolta e viene messa in un bracciale che viene tramandato poi nelle generazioni delle Ambrose, dove Arsene ha instillato con il suo potere rimasto una delle sue abilità, che è quella del visione del vero. Bello. Che è quella? Visione del vero. Bravo. Perciò crea un equipaggiamento che ha heirloom e ha una delle mosse. Perfetto. Di questo segnatelo nella scheda della bloodline. Sì, metti braccialetto con visione del vero. Braccialetto con, come si chiama la classe? Reconer. Prima te. Io a Blood 4 potrei scegliere o di cedere alla corruzione e partire con uno di sangue in più la prossima volta. Sì. Oppure formo un legame con il castello e posso marcare contaminazione per avere una visione del reggente facendoti una domanda a cui mi devi rispondere. E penso che sceglierò questa. E tra l'altro... Anche perché secondo me con quello che hai fatto tu di rovesciare il calice non ci sarebbe stato che prendevi. No, ma poi anche con il fatto di esattamente come ha fatto lui si è accoltellato, si è dato una ferita mortale perché pensava fosse finito lo scontro. E invece adesso stesso esploratore farebbe... Ma quello è il vero reggente. No, ce n'è un altro. Metto il coltello.
aspetta un attimo. È perfetto proprio. Jack, perfetto. Vai. Anche perché tu tornerai a casa a monco, che non ti riesci più a camminare. E la tua bloodline? La mia bloodline, visto che il castello ti ha corrotto, ci ha corrotto, lasciamo che la corruzione entri nelle nostre vite. Corruzione sgorghi. Esatto, vale. Scelgo la prima del Blood 4. Perfetto, okay. La prossima metti sulla tua scheda di bloodline, che tutti i tuoi personaggi da questo momento in poi partono con più uno di blood. Degnissimo successore di Mercurio, comunque. Pensa che bello. Dice Alice con questa cosa. Pensa che bello. Fai una comunque di Alice, no? Fai una campagna lunga e la prendi quattro volte questa. Scusami? Fai una campagna lunga, la prendi quattro volte, poi cinque e se non puoi più giocare. Se... Esatto. Ma che cos'è Blood Advance? È i doni o il più uno alle statistiche. Non, non stacca perché dice inizia uno. Perché se staccasse la facendevi cinque volte e dice basta, non voglio più giocare con voi. Ok. Alice sfrutta bene questa cosa. Sì. Cosa stai cercando? Che ora è? Ora di 11 chiudere. E mezza. Ora di chiudere. Ora di chiudiamo, chiudiamo con la cosa. Piove. Sta continuando a piovere da troppo tempo. Il fiume che attraversa Praga cresce in maniera esponenziale, rischiando di allagare sia la città vecchia, sia la parte nuova che è costruita su un rialzo rispetto alla parte vecchia. Le vostre famiglie vi hanno mandato a vedere cosa sta succedendo, perché tutta quell'acqua, tutta contemporaneamente nello stesso posto, è una cosa che non si vedeva da centinaia di anni. Quello che vi ha fatto sorgere più di un sospetto è che in alcuni momenti della giornata, anche in pieno giorno, l'acqua sembra che abbia dei riflessi nerastri, quasi opachi. E direi male. Di chiudere qui. Butta male. Yes. In che anno saremo? Che così, perché uno dei rifugi che posso avere è un memoriale di una... Siamo nel 1585. Con le mosse di fine Blood, coso. 1585. Non un anno in più, non un anno in più. Allora Roberto mi chiedeva come si alzano le statue della Bloodline. Se tu guardi il calice del Graal, okay. Ti permette di alzare, ti permette di alzare la statua. Cioè, i Covenant con gli altri solo con il Pact. Il Pact è il Pact. Il Covenant, cioè, scusa, io adesso Covenant, che ho zero con la via del ricordo, perché l'ho usato tutto, no? Con sì, Virgil. Sono... Il mio prossimo personaggio non avrà più patti, praticamente. I patti se li fanno da capo. Non i patti, i covenant se li fanno da capo ogni volta che parte. I patti rimangono così perché sono della tua bloodline. I patti sono, i patti sono tutti a zero adesso, sì, per me. E tu ne hai perso uno quando è morto Mercurio, in teoria, con loro. Non confondere i patti con, no, i covenant. I patti sono di bloodline, non ho perso niente. Quello te lo fa perdere questo. La Summonade. Ah, è Covenant. Covenant. Allora, i Covenant sono fra i esploratori. Allora non l'ho perso. Li perdete tutti i Covenant, perché ogni volta vengono, sì, rifatti da zero nel momento in cui ripartite con i nuovi personaggi. Ah, ma allora c'erano ancora due. E poi per alzare le statistiche della Bloodline, calici, spade, bastoni e monete, o prendi il Graal e quindi alzi una stat e poi puoi alzare di nuovo una stat, oppure c'era anche Blood 2 o più, investi nelle risorse, sacrifichi tre reliquie, okay, e alzi una stat. Ok, ok, quello che avete ascoltato
era Fumble che stasera è stato piagato dalle interferenze tecnologiche causate dalla maledizione del castello. Esatto, probabilmente. Quindi io adesso dovrò andare a montare la puntata in modo che voi che state ascoltando possiate ascoltare tutta la puntata, quasi tutta la puntata, perdendo i 15 minuti dell'esorcismo in cui ho purificato tutto, ma nessuno lo saprà mai. Forse non sanno neanche che ti sei accoltellato lo stomaco. Forse no, c'era saltato. No, che mi sono accoltellato, sì. Che io ho perso la mano, esatto. Mi sa che era... Sono successe cose, io ho purificato cosa pensando che fosse tutto finito e poi non era vero, ma vabbè, non importa. Ma non è era utilissimo il potere che hai preso la prossima volta. Esattamente, perché io faccio finta di non essere un power player, ma poi lo sono quanto Roberto, quando voglio. Giusto. Allora, assolutamente non era previsto il fatto che lui diventasse il nuovo accolto prendendo la quinta blood. L'abbiamo fatta tornare col fatto che avesse ancora una ferita ed è bastata la ferita per cioè, in che per senso ucciderlo? Ucciderlo. Perché non c'è da regole questa cosa qui. No, c'è da regola che lei diventa, che il suo personaggio diventa un accolito nel momento in cui prende. Ma c'è una regola che dice un potere del reggente, ammazzi il reggente, prendi tre blood. È stata una cosa che ho creato io. Perché l'ha creata tu? Non c'è lei, di base. Perché altrimenti chi ammazza il reggente diventa reggente di base. No, non diventa reggente. Chi ammazza il reggente non diventa. No, non diventa reggente. Chi ammazza il reggente fa finire. Sì, no. Fa finire la. È una cosa che hai deciso tu. Non c'è di base. Perché se tu ammazzando il reggente prendessi tre di blood, è quasi sicuro che diventi reggente dopo. Certo. Ok, sì, no, ci in sta. In questo caso ci stava perché secondo me, essendo lei della stessa bloodline, lui della stessa bloodline. Di lei, della regina. E se eravate entrambi a 4? Si giocava in qualche modo. Come? Se lei fosse stata a 4, semplicemente finiva, il reggente era morto e facevamo il tiro. E avevamo tutti e due. Quello che esatto. Chiede Roberto è, visto che avevano tutti e due a 4, chi prendeva il Graal? Chi? C'è il... Esatto, non ci sia... Perché noi abbiamo rovinato il piano di Alice solo perché lei ha sballato. Possono decidere tutti e due. Ma sì, uno di noi rifiutava e l'altro lo rifiutava. Esatto. Però dice The Explorer with the Highest Blood. Non sì. Dice che si divide. Tutti e due, non si divide. Tutti e due decidono cosa fare. Ci mettiamo d'accordo e diciamo... O possono berlo tutti e due o possono decidere tutti e due di non berlo. Questa è la tua interpretazione delle regole. Sono un master, va bene. Sì, no, certo. Però farti capire quanto siano fatte bene le regole. Ci sta, stavo solo criticando. Cioè, chi ha più blood? C'ha un inglese terrificante, siccome chi ha più blood e come poi opportunity che si cancella sempre, ma non c'è scritto prima. Chi ha più contaminazione a parità di blood? Te lo stai inventando tu comunque. Ci sta. Ha senso. E se hanno pari contaminazione? Come ti dicevo, per me decidono entrambi cosa fare. Birra e salsiccia, che è il modo canonico per risolvere questa questione. A colpi di burrito. Trotro burrito. Trotro burrito. Con l'anduia. Esatto. Grazie chi ci ha ascoltato. Settimana grazie. Prossima. Tu avessi riportato in vita Mercurio. Avessi riportato in vita Mercurio. Non me lo sono mai chiesta, no. Però è un'ottima possibilità. Sarebbe potuto succedere, ma ho evitato che succedesse, quindi niente. Era la cosa a cui puntavo, non riportare in vita Mercurio. Tra tutto proprio no. Ma quindi il prossimo reggente è un reggente a caso? È un reggente. Non è la morte. No. Il castello avrà reclamato un reggente tra gli accoliti che non abbiamo che incontrato. Il castello ha provato. Secondo me uno dei reggenti potrebbe essere uno dei tuoi henchmen morti, o che non è morto, ma è un reggente ha provato e si trascina tipo verso il trono. Trova una essere. Mano per terra, una spalla. Ah, la reliquia l'abbiamo persa. Scusa, la mano di Evandro. La mia mano. No, c'è. Chi ce l'ha? Beh, tu. La lascerò ai miei discendenti, ce l'avrà lì. Ma tu sei morto. Lasciami scrivere, ho una mano reliquia. No, se la segna lui la reliquia, te la ruba sicuro. Me l'hai rubata? Me la ruba? Vabbè, io sono vivo. Se è vivo, sicuramente ma io non sono si proprio... ruba.
morto se sono riuscito a fare la roba di Bloodline, no? Sì. No, beh, va quella, bene, no, tu hai lasciato una corruzione, hai lasciato una terribile corruzione sulla tua famiglia, sulla tua mucca, sulla tua mucca. Va bene, allora spartitevi la mia mano. Dai, sicura di l'ho creata io, l'ho creata io, non so, la terrò. Io non so come mai i personaggi di Claudio assomigliano sempre in maniera preoccupante a Krubal. Beh, non solo, non solo, quando si va in questa ambientazione è un misto Krubal Fughezzuna. Perché stranamente, stranamente Claudio sta collezionando parti del corpo di qualcuno. Vogliamo ricordare, anche a chi era ispirato Rosco. Quindi non ho idea di che cosa voi stiate dicendo, ma il Rosco l'ho creato io, era chiaramente ispirato a Fughezzuna. Non ho idea di che cosa voi stiate dicendo. Lo potrete però scoprire settimana prossima, nella prossima puntata di Rhapsody of Blood, ambientata a Praga nel 1985, sperando che la prossima volta non succeda funzioni tutto, tutto esatto, quello che è successo non stasera. Ci sia tutto questo caldo. Ciao ciao, Fumble.